mi dici tu, io in base a quello che tu mi dici, ma io parlerò 3 minuti. Buongiorno a tutti, grazie a tutti per essere qui. Thank you everybody, that all the partners of Increase and from other people that are coming from other places. And I have also to thank the host that unfortunately will not be able to be with us apparently because she has another activity planned. Io devo parlare italiano, devo decidere che lingua, perché io parlo italiano e poi mi traduco, però ci ho avuto un attimo di distorsione. Quindi ringraziamo la sindaca Mancinelli che ci ha, diciamo, ci ospita in questa sala e che ci ha patrocinato l'iniziativa, e vorrei subito dare per l'apertura dell'incontro la parola al professor Gianluca Gregori, che è il nostro rettore, che ringrazio moltissimo, che ci è sempre vicino di supporto in queste iniziative. Bene, grazie Roberto. Allora rimango qui, oppure sì, rimango qui anch'io. Siamo democratici. Good morning everyone. Also I speak in Italian, no? Because this is the rule. E quindi benvenuti nella nostra città di Ancona, nella nostra università che si chiama Politecnica delle Marche, perché è presente in tutta la regione Marche. Davvero poche considerazioni, ma sugli aspetti proprio del convegno e anche su il titolo e il sottotitolo, che prende in considerazione non soltanto il tema legumi, ovviamente centrale, ma la scienza partecipativa, la sicurezza alimentare e la cooperazione internazionale. Il primo aspetto che vorrei sottolineare è uno l'importanza della ricerca, ma soprattutto l'impatto della ricerca e la ricaduta della ricerca. Ma per esserci una ricaduta è necessario che la ricerca sia di alto livello, perché sennò la caduta è molto limitata. E questo ci richiama un primo tema, che è l'eccellenza della ricerca. Credo che noi come università, il professor Papa ne è un esempio, da questo punto di vista abbiamo indicatori particolarmente positivi, e in questa direzione continueremo ad andare. La seconda considerazione riguarda invece l'importanza della conoscenza, che va vista non tanto come valore scalare, anche se siamo abituati da alcuni anni a valutare la conoscenza e a valutare aspetti intangibili, ma soprattutto come valore vettoriale. E vedremo perché questo si ricollega anche al sottotitolo del convegno. Il valore vettoriale ci fa riflettere sul fatto che la conoscenza può andare in una direzione o in un'altra direzione, può produrre degli effetti in una direzione o in un'altra direzione. E sicuramente quello che ci interessa oggi è il tema della disuguaglianza. Penso al tema della fame nel mondo. La fame va dove c'è il pane. Da questo punto di vista, come università dobbiamo intervenire molto, perché le disuguaglianze stanno aumentando, non stanno diminuendo. C'è una indifferenza crescente, mi piace definirla spesso a chilometro zero, cioè noi ci occupiamo molto di quello che accade in una situazione molto vicina, più ci allontaniamo, più l'indifferenza aumenta. E da questo punto di vista il vostro convegno, che poi richiama il tema della cooperazione internazionale, va esattamente nella direzione opposta, invece nel far comprendere che lo stesso concetto di università deve necessariamente fondarsi sulla cooperazione e in particolare su quella internazionale. Quindi Roberto, complimenti per questa importante iniziativa, grazie davvero a tutti coloro che sono venuti anche dall'estero. Noi come università ci siamo, Roberto è un testimone positivo della nostra attività di ricerca, quindi continuiamo in questa direzione. Grazie mille. Grazie. Vabbè, anche il tempo ha aiutato, quindi si può utilizzare il periodo per vedere la nostra area, la nostra città, il nostro territorio, che è particolarmente interessante. Quello sicuramente. Grazie mille Gianluca, veramente siamo soddisfatti che sei riuscito a trovare il tempo per stare con noi come sempre fai.
E a questo punto io direi di dare la parola a Marco Marcella, che rappresenta Ken Nadosie, che è il segretario del Trattato Internazionale di Sottogenetiche, che è in India nella riunione del governing body dell'India e ha delle difficoltà di connessione. Quindi Marco, che interverrà dopo, prima ci dirà anche, ci porterà un messaggio da parte di Kent. Grazie Roberto. Come I will speak in English because the statement I've got is from Secretary Nadosi. He regrets being unable to attend this important event, so he asked me to say a few words on his behalf. The Secretariat of the International Treaty is proud of the long-standing collaboration with Università Politecnica delle Marche, which dates back to projects BINADAP and BRESOF, and on these projects also INCREASE builds upon, so it's a continuing process of evolution. When Professor Papa approached us to join the INCREASE project, we were intrigued by the advanced science that was prepared in the project document, but also by the innovative approach of the citizen science experiment, which gave us an opportunity to approach a wide audience of non-specialists and have them come closer to the concepts of the treaty, conservation, climate change, and so on. Our participation in the project is focused on the following areas. We deal with material transfer and identification, transfer among the partners and within the citizen science experiment, where our systems, the ECSMTA and the Global Information System, play a central role. We also deal with ethics requirements, where the treaty's principles and the standard material transfer agreement provide the backbone of the project's approach to the exchange of materials and corresponding information with fair and equitable consideration of benefits. We do also have a small contribution to the communication and outreach activities of the project. INCREASE helps us approach leading gene banks and research institutions from all over Europe and also other continents. These institutions joined the project and adopted the treaty principles and mechanisms. And this represents for us a tremendous opportunity to increase treaty's visibility and recognition in Europe. The citizen science experiment, one of the most innovative aspects of the project, is seeing massive participation and is offering a valuable opportunity of raising awareness about VGRFA conservation and development issues, as well as climate changes and nutrition challenges, reaching a vast audience of non-specialists. We look forward to INCREASE representing a milestone towards better, more integrated science, more useful and accessible to scholars, as well as to the general public. We wish Professor Papa with his incredible team, the work package leaders and all partners, all success with the INCREASE project. Thank you. Grazie. È un mistero. Funziona. Ringraziamo il segretario del trattato per queste parole di incoraggiamento e devo dire il trattato per noi, e poi lo vedremo anche con Marco quando presenterà la parte specifica del citizen science, del ruolo che ha avuto il trattato, è stato veramente fondamentale, un partner chiave, e credo che il ruolo del trattato in generale diventa molto rilevante per quello che riguarda appunto l'uso delle risorse genetiche nel mondo. A questo punto io direi che lascio il microfono per certi versi a Filippo, che modererà l'incontro, e direi che passiamo alla fase 2. Bene, grazie. Grazie mille Gianluca. Grazie a tutti i partner che hanno partecipato. Io prova. Collegato? Prova. Ci dovremmo sono? Avere un puntatore che però. Mi sentite? Buongiorno a tutti, allora grazie a tutti per essere qui presenti. Cominciamo il convegno
di questo incontro, del primo meeting in presenza del progetto In Crisi. Sono molto contento di essere qui a fare questa, a svolgere questo piccolo ruolo, che è anche un grande ruolo. Innanzitutto un saluto a tutti i partecipanti collegati anche in streaming, a tutti coloro che stanno ascoltando e ascolteranno in questi giorni, in questi 4 giorni di impegno rispetto al progetto, appunto, progetto In Crisi. Un saluto alle autorità che sono state, che hanno, ci hanno dato il loro saluto, a quelle che interverranno, in particolare al viceministra, alla viceministra Marina Sereni, che è qua già all'inizio e la ringrazio. Questi 4 giorni saranno 4 giorni importanti di confronto. Questo è un incontro, la parte convegnistica più di tipo presentativo, anche di racconto a tutti gli stakeholder di cosa questo progetto sta portando avanti rispetto al tema della biodiversità, della condivisione delle informazioni e dell'impegno anche internazionale. Ecco, un progetto, mi permetto di dire, che sta mettendo al centro la scienza, la pratica, ma anche la cittadinanza attiva, che è uno dei temi importanti per la preservazione del patrimonio genetico. Io ringrazio gli organizzatori, in particolare l'Università Politecnica delle Marche, per aver chiesto alla mia piccola associazione. Noi siamo senz'altro dei partner del progetto In Crisi, la più piccola, non abbiamo dipendenti, siamo tutti dei volontari, e quindi quando Roberto Papa ci ha chiesto di fare da moderatori, è stato un orgoglio per tutta la nostra piccola organizzazione. La nostra piccola organizzazione, mi permetto solo di dire 2 parole, è la piccola comunità del mais spinato di Gandino. Già nella definizione comunità ha un po' questo percorso di condivisione. Ecco, noi siamo una piccola realtà che è legata ad un piccolo seme arrivato nei nostri territori nel 1632, questo piccolo seme che non era di legumi ma di mais, è arrivato con le stesse navi probabilmente, in tempi anche diversi, ma che ha dato senso al nostro impegno di conservazione. Oggi è una varietà da conservazione, registrata al Ministero dell'Agricoltura come varietà da conservare. Ecco, il tema della conservazione, ma dello sviluppo territoriale attraverso l'agricoltura, attraverso questi semi di diversità, credo sia un elemento importante per comunicare a tutti, a noi in primis, addetti al settore, ma anche a tutte le persone, quanto sia fondamentale la coltivazione e la cura della nostra terra. Roberto Papar sarà il primo relatore di questo incontro. Roberto è l'anima di questo progetto, Roberto è anche uno scienziato di questo progetto e è un trascinatore di questo progetto, quindi l'ho conosciuto 7 anni fa, posso dire che è anche un grande amico della nostra piccola associazione, è stato da noi un paio di volte, anche col suo figlio, col figlio piccolissimo, e gli abbiamo fatto anche una buona accoglienza. Ecco, io l'ho conosciuto in occasione dell'Expo di Milano nel 2015, che metteva al centro tutti i temi dell'alimentazione, e questa consociazione tra mais e legumi è nata proprio in quel periodo, è nata nell'incontrare le nostre realtà e incontrare la sua grossa competenza sui temi genetici. Ecco, chi è Roberto Papa ve lo lascio leggere dalle sue 17 pagine del curriculum vitae, quindi c'è tempo, volete leggerlo, c'è tutta una serie di esperienze, di conoscenza, di approfondimenti importanti. Per me Roberto è un ispiratore, è un grande visionario di come l'agrobiodiversità sia la forza per un futuro alimentare possibile della nostra terra, dell'umanità. Quindi a Roberto l'onere e l'onore di aprire i lavori di questo convegno, proprio perché credo sarà in grado di darci la direzione di un percorso, che è quello appunto del progetto In Crisi, che vuole essere un piccolo segno, ma anche un grande segno, di un nuovo modo di affrontare la costruzione del nostro futuro attraverso un'agrobiodiversità e una conservazione condivisa. A Roberto, prego. Grazie a tutti e grazie a Filippo, magari un po', come dire, anche un po' tanto delle cose carine dette, ma io oggi adesso vi proporrò una piccola presentazione sul progetto In Crisi,
e anche come siamo arrivati a pensare che dall'approccio di citizen science ci possa essere, come dire, un'indicazione per sviluppare politiche di conservazione e sviluppare strategie di conservazione innovative che possano essere a complemento di quelle che oggi sono attualmente presenti. Allora, funziona così, direi che possiamo passare... Prima il video, mi ero dimenticato tutto il programma, c'è un video da vedere. Biodiversity is the life on Earth, and agrobiodiversity is our food. Common bean and food legume diversity is crucial for food security, for the sustainability of our planet, to create a greener Europe and a greener world. Diversity is preserved in gene banks, where seeds originally collected from all parts of the world are stored. This work is essential and extremely valuable to the world, but it is not enough if the diversity they hold is not transferred to the fields and on our plates. Diversity must be spread throughout our fields, but also in our gardens and on our terraces and balconies. Every one of us can do something to make a difference. With Increase, you can help to make the diversity of the common bean bloom throughout the whole of Europe. Come with us. Give agrobiodiversity a chance. Questo era per dare un po' l'idea di cos'è Increase a chi non lo conoscesse e qual è la filosofia che ci ha portato a scrivere questo progetto. Ora, noi siamo, come tutti sanno, all'interno di una crisi ambientale dentro la quale c'è una grossa crisi della biodiversità. La biodiversità è intesa in senso generale, non relativa all'aspetto agricolo, ma all'aspetto degli ecosistemi, agli aspetti delle specie selvatiche, dei microbi, dei mammiferi, di tutti gli organismi viventi. Siamo in una sostanziale sesta estinzione di massa, che è un fenomeno che non si sviluppa e non occorre spesso, e è un problema per tutti noi. Ovviamente all'interno di questa crisi c'è anche la crisi dell'agrobiodiversità. Qui voi vedete in questa immagine la banca, diciamo, rifugio di Svalbard, che ha una funzione di raccogliere e sta raccogliendo tutte le risorse genetiche che sono conservate nelle banche di germoplasma a livello internazionale, come una sorta di, diciamo, cassetta di sicurezza dove poter tenere gran parte della diversità presente. Ed ha svolto un ruolo fondamentale, una evidenza molto forte, ce la possono dare i colleghi dell'Icarda. L'Icarda era prima collocata a Taladia, che è vicino ad Aleppo, e non c'è più la banca germoplasma, ovviamente, per motivi ovvi e tristi, ma questa banca germoplasma aveva distribuito i semi a Svalbard e quindi è stato possibile ricostruire gran parte delle risorse genetiche proprio grazie a questa banca. Quindi ci rendiamo conto quanto la vulnerabilità del sistema di conservazione sia forte, ma oltre questo dobbiamo anche tenere presente che a livello internazionale noi abbiamo circa 7 milioni di accessioni che sono state raccolte di specie coltivate,
che sono conservate nelle banche di germoplasma a livello internazionale. Questo rappresenta un grosso tesoro, una grossa riserva di diversità, ma al tempo stesso presenta una grossa problematica al fine di poter utilizzare questa diversità, perché ovviamente una volta che noi conserviamo qualcosa, così tante accessioni, tante varietà nelle banche del germoplasma, la questione è come riusciamo a utilizzarle al meglio, come facciamo ad utilizzare queste varietà quando servono, come facciamo a sapere che quella varietà o un'altra è quella da prendere, da mettere in campo in un determinato paese e via discorrendo. E quindi l'Unione Europea ha sviluppato un programma e ha fatto dei bandi per fare in modo di ottimizzare l'uso delle risorse genetiche nelle banche del germoplasma e fare in modo che ci fossero dei progetti di ricerca per innovare i sistemi di conservazione, puntando non solo alla conservazione in quanto tale, ovviamente, ma anche alla valorizzazione e all'utilizzazione, perché è evidente che per una pianta coltivata, per una varietà coltivata, se non c'è un'utilizzazione, prima o poi si perde anche il senso della conservazione. Per cui conservare tante cose, ma poi non riuscire a utilizzarle e ad impiegarle, a trasferirle ai sistemi agricoli e alimentari, diventa un non senso. E noi abbiamo partecipato a questo progetto, facendo un progetto che si chiama... questa è una diapositiva per dare un'idea, questa è una foto che viene dall'India, dal Kashmir, dove hanno valutato i loro materiali in campo di fagiolo. Voi vedete l'estensione di tutte queste varietà messe in campo. Allora, pensate quando i numeri iniziano ad essere centinaia, migliaia e anche più, e centinaia di migliaia, quanto sia difficile fare delle valutazioni, tra l'altro, che abbiano una certa valenza da un punto di vista scientifico, anche in un solo ambiente, senza poi tenere conto che noi non abbiamo il problema di un solo ambiente, non abbiamo bisogno di trovare l'adattamento solo ad ambienti con determinate caratteristiche termopluviometriche o dei terreni, ma abbiamo bisogno di tante tipologie ambientali, abbiamo bisogno anche di tante condizioni appunto di trasformazione. Noi abbiamo risposto a questo bando dell'Unione Europea con la proposta di lavorare sui legumi alimentari. I legumi alimentari, in modo particolare dei legumi che sono parte della tradizione agricola e alimentare dell'Europa e del Mediterraneo, quindi il cece, la lenticchia, il fagiolo e il lupino. Questo perché pensiamo che sia importante lavorare sui legumi che sono stati abbandonati per per più di mezzo secolo. Sono stati abbandonati perché abbiamo avuto uno sviluppo che ci ha portati a dei sistemi alimentari un po' squilibrati, basati su un eccesso di uso di carne, e i legumi alimentari sono stati poco utilizzati. Oggi, come vedete in questa... in questa diapositiva è riportato un lavoro di Garten su Nature Sustainability, che mette in evidenza quanto il cambiamento della dieta, cioè quindi la transizione alimentare verso diete basate di più sui vegetali, quindi a base vegetale, possa essere importante per riuscire a sfamare tutti quelli che saremo fra poco, cioè 10 miliardi e più, ma mantenendosi all'interno di quelli che vengono chiamati confini planetari, cioè mantenendo l'integrità della biodiversità, dei sistemi delle acque, dell'uso del suolo e via discorrendo. Quindi noi abbiamo bisogno di vincere una sfida, che è una sfida legata alla crisi climatica e alla crisi ambientale, ma dobbiamo farlo cercando appunto di recuperare un contesto di sostenibilità, e questo è possibile anche grazie alla modifica dei sistemi alimentari e migliorare l'integrazione delle leguminose all'interno dei sistemi alimentari. Per questo abbiamo scelto queste specie, ma ovviamente l'abbiamo scelto con un obiettivo più generale, cioè di lavorare sulle risorse genetiche. E abbiamo approcciato la cosa in due modi. La prima, e qui vedete un po' la struttura, scusate,
ecco, la struttura del progetto, in cui noi abbiamo una serie di collezioni che sono a matrioska in qualche modo, una dentro l'altra, di dimensione più piccola, quelle che vanno chiamate H-core, poi abbiamo le T-core e le R-core, cioè andiamo da alcune decine fino ad alcune migliaia. E cosa succede in questo percorso? Qui noi utilizziamo tutte le tecnologie possibili, più innovative per quanto riguarda il sequenziamento del DNA, con lo sviluppo anche di genomi ad alta qualità e del pangenoma, e tutta la possibilità di fenotipizzazione ad alta processività in tanti ambienti diversi. E abbiamo tutto il germoplasma possibile qui dentro in piccole collezioni che rappresentano l'insieme delle varietà. Poi abbiamo una collezione un po' più grande, di alcune centinaia, 400-500 genotipi per ogni specie, che valutiamo anche in campo e comunque di cui sequenziamo il DNA anche in questi casi, e usiamo approcci di biochimica avanzata, la metabolomica, la trascrittomica, analisi nutrizionali, per caratterizzare queste informazioni. E dopodiché abbiamo delle collezioni dove facciamo solo la caratterizzazione del DNA, alcune migliaia. E la sfida è quella di riuscire a collegare, grazie a tutte queste informazioni che raccogliamo nelle collezioni più piccole, le informazioni della sequenza del DNA con le informazioni fenotipiche. E quindi poter predire sulla base del solo DNA quello che sarà la risposta in campo in determinate condizioni ambientali di alcune varietà o di altre. Questo insieme a sistemi di visualizzazione, diciamo cosiddetti user friendly, che possono essere facilmente utilizzabili da utilizzatori vari, renderà più facile l'uso di questo tipo di informazioni. Quindi l'idea è quella di ottimizzare il sistema di informazione delle banche del germoplasma grazie a una forte utilizzazione di tecnologie innovative e, diciamo, cosiddette tecnologie abilitanti. Questa è una cosa abbastanza rilevante, molto importante farlo. L'impressione che noi abbiamo avuto è che questo non è sufficiente, perché rimane un sistema centralizzato per come è strutturato e il numero degli utilizzatori che possono, diciamo, utilizzare questo tipo di informazioni tende ad essere piccolo. Inoltre, gli utilizzatori che partecipano alle caratterizzazioni, allo studio di questi materiali, non riescono a contribuire all'arricchimento delle informazioni per come è strutturata l'organizzazione dei dati all'interno delle banche germoplasma. Quindi abbiamo proposto, oltre che tenere conto che, ad esempio, questo è un esempio, questa è una collezione di orzo che abbiamo fatto in Etiopia lungo un gradiente di altitudine molto ampio, di 1500 metri in gradiente. Gli ambienti in cui noi abbiamo coltivato le piante e con cui coltiviamo le piante sono tantissimi, molto variabili, quindi è anche difficile riuscire a riprodurre tutti questi ambienti anche con quegli esperimenti che dicevo prima. In più c'è anche una dimensione culturale, questo signore qui che ci spiega la diversità del suo campo di orzo ha una serie di conoscenze che è difficile inglobare nell'ambito di quei sistemi che dicevamo prima. Inoltre ci sono gli aspetti alimentari. Queste piante sono spesso destinate ad usi alimentari e quindi dobbiamo pensare che non c'è solo l'ambiente di coltivazione che è determinato dall'ambiente naturale e dal tipo di coltivazione che viene implementata, ma c'è anche il tipo di prodotto alimentare. Quindi non è la stessa cosa ottenere, ad esempio, un buon grano per fare il pane o un buon grano per fare i biscotti, per dire un esempio qualsiasi. Quindi i livelli di complessità sono estremamente elevati e è necessario, questa è l'idea, aumentare l'accesso e anche aumentare la quantità di informazioni che noi possiamo ottenere dagli utilizzatori di queste risorse. Abbiamo avuto due approcci, abbiamo deciso di fare un approccio partecipativo. Il primo è stato fatto quello di costruire un consorzio di stakeholder. L'idea è, INCRIS non è solo un progetto di ricerca, è un'infrastruttura di conoscenza e di materiale genetico, e quindi tutti quelli che vogliono darci una mano facendo ognuno il proprio mestiere e seguendo ognuno le proprie finalità,
è invitato a darcelo e a contribuire al progetto. Quindi una sorta di progetto aperto al contributo di tutti quelli che volevano farlo. E abbiamo fatto una call e abbiamo un notevole numero di associazioni, imprese, ricercatori, associazioni che si occupano di varie cose, che hanno deciso di darci una mano. Due esempi. L'Università di Bonn. L'Università di Bonn aveva bisogno di una collezione di germoplasma di fagiolo con differenti caratteristiche per l'habitus di crescita, per sviluppare un sistema col drone per valutare fenotipicamente la crescita del fagiolo. Questo è stato per noi una sfida. Abbiamo offerto a questo gruppo di ricerca una collezione di fagiolo con questo obiettivo. E vedete anche la diversità delle non so se si vede da seduti, ma insomma sono molto diverse, sembrano tutte specie diverse, in realtà sono tutti Phaseolus vulgaris, solo che hanno delle caratteristiche fenotipiche diverse che fanno parte di quelle collezioni molto diverse che dicevamo prima. Oppure abbiamo avuto un rapporto con le scuole superiori, gli istituti agrari, e abbiamo dato agli istituti agrari di diverse località italiane, dal nord al sud, un set di varietà di lenticchia e di cece che avevamo nel nostro sistema di valutazione per valutarle, con l'effetto che hanno iniziato a fare delle prove sperimentali e a utilizzare degli approcci sperimentali insieme a noi, e hanno contribuito anche a diffondere determinate varietà all'interno della propria regione, perché poi valutare queste cose vuol dire avere delle informazioni su qual è la varietà che va meglio in un posto o in un altro. Ma abbiamo detto, oltre a questo approccio, diciamo, stakeholder, che è tutto sommato un approccio classico, abbiamo deciso di provare a sviluppare un sistema di gestione dei dati cosiddetto decentralizzato, in modo tale che tutti potessero essere in grado di inserire dei dati in qualche modo e trasferire dei dati rispetto alla valutazione che viene fatta da ognuno. Questa cosa oggi non è ancora possibile nelle banche germoplasma, perché le strutture di database sono tutte centralizzate, motivi anche molto ragionevoli, e non c'è un sistema parallelo decentralizzato. E abbiamo deciso di fare l'esperimento di Citizen Science con un obiettivo principale che era semplicemente testare un sistema decentralizzato di gestione dei dati e di inserimento dei dati. Grazie, poi lo vedremo una piccola dimostrazione, a un'app è una possibilità di usare le immagini per trasferire delle informazioni, che sono delle cose abbastanza, diciamo, ormai comuni, ma anche abbastanza innovative. È un'app, quindi consente ai cittadini di trasferire le informazioni al sistema di database. Ma a quel punto è diventata una sfida anche più interessante, quella di creare un sistema di conservazione decentralizzato. Passare dalla decentralizzazione dei dati alla gestione dei dati, una situazione in cui i cittadini diventano un elemento del sistema di conservazione. Questo avviene grazie al fatto che abbiamo, da un vecchio progetto precedente, avevamo disponibile il seme di 1000 varietà di fagiolo e l'abbiamo distribuito ai cittadini in pacchettini di 5 varietà, più una varietà controllo che ci è stato fornito da una ditta sementiera italiana che è la Blumen. E l'abbiamo distribuito ai cittadini e abbiamo chiesto di valutare questi materiali nei propri campi, nei propri orti, nei propri balconi, come diceva prima il video. E trasferire le informazioni attraverso questo tipo di sistema con l'app. E inoltre a prendere questi materiali, accettare questi materiali, ma registrando un contratto che è basato sull'ISIS-MTA, del Trattato Internazionale delle Risorse Genetiche. Cioè questi semi non vengono passati di mano in mano senza che nessuno sa chi prende cosa e chi dà cosa. Questi materiali vengono tracciati grazie al DOI, che hanno tutte le accessioni, e grazie al fatto che ogni cittadino stipula un accordo che è basato su un ISIS-MTA. Una cosa che fino a poco tempo fa sembrava molto difficile anche per i ricercatori da realizzare. Ma di fatto l'abbiamo fatto fare, poi ce lo dirà Marco meglio, a diverse migliaia di cittadini europei. Inoltre queste informazioni sono basate su materiale che sappiamo è anche sequenziato, per cui abbiamo nella distribuzione, nella ricezione delle informazioni, una precisa idea di cosa abbiamo dato e di quali sono le informazioni che ci tornano indietro, con la possibilità anche di validare queste informazioni. Infine, lo scorso anno abbiamo aggiunto un ulteriore elemento
che chiude la questione, il cerchio in qualche modo, che è la possibilità di scambio tra cittadini. E quindi non solo noi diamo i semi ai cittadini, ma i cittadini se li possono scambiare tra loro, sempre con l'ISSMTA. Quindi noi abbiamo la capacità di sapere chi ha cosa e possiamo avere quindi un sistema vero e proprio di conservazione, non solo un sistema di valutazione o di partecipazione dei cittadini a una iniziativa, diciamo così, tra virgolette, culturale. Diventa qualcosa di più, con la possibilità di trasferire subito l'innovazione a livello territoriale, perché il fatto che tutti questi materiali siano presenti nei campi o nei giardini, negli orti degli agricoltori, fa sì che questo sia più possibile e facilmente attuabile. Questa è quest'anno la partecipazione dei cittadini europei. Vedete, qui ci sono le varie partecipazioni nei vari paesi europei. Ovviamente conta il fatto che alcuni paesi hanno più partner di altri, quindi alcuni hanno più partecipanti di altri, anche perché ci sono più partner, semplicemente, come ad esempio nel caso dell'Italia, noi siamo in 4 partner italiani. Ma ad esempio abbiamo anche coinvolto con gli stakeholder la Nordic Gene Bank ed abbiamo molti partecipanti dai paesi scandinavi. Abbiamo dei colleghi che ci hanno introdotto in Ungheria, per cui abbiamo moltissimi partecipanti lì. Per cui in realtà abbiamo avuto 4.000 e passa partecipanti che hanno ricevuto i semi, un po' meno li hanno registrati perché siamo arrivati a 2005, ma questo è in parte normale perché è facile richiedere i semi e poi, diciamo, all'atto pratico magari è più complicato andare avanti, ma sono comunque un numero molto significativo che hanno iniziato a trasferire i dati, scambiare le SMTA e iniziato a portarci delle informazioni. E i cittadini quest'anno hanno anche iniziato a scambiare seme tra loro. Queste sono un po' di cose. Quest'anno abbiamo fatto questa cosa dei gruppi Facebook in lingua, che ha fatto sì che i cittadini fra loro si danno anche dei consigli e si aiutano, per cui si creano delle vere e proprie comunità di pratica, no? E rende più semplice la gestione dei dati. C'è Kerstin che riceveva tutte le domande di tutti i cittadini europei, a un certo punto questi gruppi Facebook ci hanno reso la cosa più semplice, per cui tutta una serie di iniziative consentono anche di ridurre il costo e l'onere di gestire un tipo di contesto di questo tipo, e io credo che sia possibile attuarlo senza eccessive risorse. In più c'è ovviamente la partecipazione, non so, degli orti botanici. Questo è l'orto botanico di Bergamo, con cui facciamo delle buone collaborazioni, o anche quello di Ancona, oppure con i gruppi che si occupano di agricoltura urbana. Zappata Romana, per esempio, ci ha dato una grossa mano, e l'orto botanico di Roma, per diffondere queste informazioni e partecipare. Quindi, e poi queste invece sono le foto che arrivano dai cittadini. Questo è il color checker per standardizzare le immagini, e anche un size checker, quindi possiamo controllare la dimensione dei semi e anche il colore e standardizzarlo. Poi adesso ci sarà una presentazione breve per... Quindi, diciamo, le conclusioni sono sostanzialmente queste. Noi oggi possiamo dire che siamo in grado di proporre una sperimentazione, ovviamente non è una cosa che si può innovare da zero, però che possa portarci a contribuire a migliorare il sistema di conservazione con approcci partecipati. E ovviamente questo vuol dire anche che tutte le altre cose che abbiamo detto all'inizio, le tecnologie abilitanti, la genomica, l'informatica, devono ovviamente trovare un grosso luogo, un grosso peso, perché sono quelle che poi ci consentono di fare tutte queste cose. Quindi vi ringrazio e spero di non essere stato troppo lungo. Se siamo in tempo, farei vedere l'altro video, che è fatto con le foto e i video dei cittadini, che complementa l'altro. Se avete 2 minuti, abbiamo tempo? Sì. Allora direi di lanciare il secondo video. Sì, abbiamo. Biodiversity and agrobiodiversity are at great risk. The change of our climate is one main factor in losing the unique diversity of life on our planet.
And so the diversity in crops is in steady decline. This is also true for food legumes, such as the common bean. The common bean is the most important food legume for direct human consumption worldwide. Only few varieties are cultivated, while its diversity is rapidly lost and its potential vastly overlooked. But how to preserve the diversity of not only the bean and other food legumes, but all our crops? It appears like a colossal undertaking. However, we can integrate this endeavor into our everyday lives. By growing and conserving agrobiodiversity in our fields and gardens, on our terraces and balconies. Drawing from the rich diversity of thousands of land races and traditional varieties from Europe and beyond. By engaging citizens, communities, and people of all ages. By including beans and other legumes in our diet for healthier, more climate-friendly and nutritious food on our plates. And bringing friends and families together. Living agrobiodiversity every day and learning more about science and our food crops will benefit our communities and our planet. It supports farmers, breeders and food producers to develop diverse and sustainable agriculture and food systems, preserving biodiversity and ensuring human well-being on a healthy planet. Give agrobiodiversity a chance every day. L'introduzione che Roberto ci ha fatto ci ha introdotto al secondo momento di questo incontro, che è questa tavola rotonda con cinque rappresentanti del progetto Increase che hanno partecipato in questi due anni ormai di presentazione. Quindi inviterei sul palco innanzitutto Kerstin Neumann, se vuoi venire, prego, Marco Marcella, Emanuele Frontoni, Lorenzo Maggioni e Paola De Santis. Se ci raggiungono, così possiamo cominciare la seconda parte dell'incontro. Benvenuti, grazie di essere qua. Era previsto, tutto previsto. Direi quindi di iniziare, grazie, ci siamo tutti, sì, perfetto. Il primo intervento sarà, come dicevo, di Kerstin Neumann, già citata prima da Roberto, anche in qualità di coordinatore di questo progetto, quindi ovviamente il nostro Roberto è il team leader, ma Kerstin è coordinatrice di questo progetto. Da quasi 20 anni si occupa di ricerca genetica e agronomica presso l'IPK Leibniz Institute di Gattersleben in Germania, nel Sachsen-Anhalt. Lei ha una comunicazione particolare rispetto proprio a questo progetto, che credo sia la parte un po' centrale, oltre alla dimensione scientifica per la parte genomica e agricola, quella del coinvolgimento attivo dei cittadini. Attraverso le sue parole vedremo come questo percorso di condivisione di questo germoplasma e di conservazione di questo germoplasma attraverso il progetto Citizen Science sia attuale e sia stato realizzato con i numeri che diceva anche Roberto, con oltre 4.000 persone bene o male coinvolte in tutta Europa. A te, prego, Kerstin. So, thank you Filippo and thank you Roberto for this excellent introduction why we conduct the citizen science experiment and what's the background of bringing back agrobiodiversity into our daily lives and the lives of citizens in particular. And I just want to mention or introduce myself again. So I'm, of course, Roberto is a project coordinator, and we together are also the coordinator of the Citizen Science Project. And
This is only the tip of the iceberg, because behind the citizen science experiment, there is all of us sitting here. There's a whole INCREASE consortium, and there are many, many partners even outside the INCREASE consortium that are supporting us and that paid or showed interest into the project. And of course, we have to mention all the enthusiastic citizens. Without them, that project would not fly. So. Exactly. So you see here already, what I want to explain now is what exactly is the citizen science experiment, what are the steps involved in this CSE, as we call it shortly, and who is doing what, how we organize it, and in the end come to data and come to the fact that citizens are growing our plant genetic resources in their gardens. So the CSE in a nutshell is basically the heart of the CSE is the INCREASE CSE app, or the INCREASE CSA, as is a correct name, and Emanuele will introduce us today into a live demo of the app, and will do live phenotyping. He has already prepared, is well prepared for that task. And in the end, as you heard already from Roberto, the CSE is phenotyping more than 1,000 plant genetic resources of common bean, of the most important food legume, via the citizens with the help of the app. And each of the participating citizens, of course, doesn't have to phenotype all 1,000, but receives a subset of 5 common bean lines plus our control variety that goes to every citizen. Then they grow and phenotype this in their gardens or balconies, and in the end, we collect data and gain information and spread the knowledge on plant genetic resources, on the treaty, on the SMTA, a very tricky step for citizens that have never heard of it before. And the final overall aim, as said, is in the end to INCREASE agrobiodiversity for the future food sustainability in the world. So that's the CSE in a nutshell, but of course I want to go a bit more into detail. So first of all, as said, it's basically everybody in the INCREASE consortium that's involved, but we have a CSE core team that is regularly meeting, basically since a while, even weekly. We started with some, every 2 weeks or once a month, but there was clearly not enough. There are so many different tasks. So in the end, it's the lunch break Fridays that we dedicate to this Zoom meeting, and it's, of course, the app team, that's Emanuele and Tommaso, that are participating. It's all the people from Uni VPM, that's Roberto, Elisa, Abi, Alice, and sometimes also different people, depending on the students that are available. From IPK, it's me, it's Madita, it's Marcos, it's Franziska, that are also here in the audience, and the whole URIS team of Tamara, Lena, and Nina. And the occasional member that already had a talk today, that's Marco, whenever we have to discuss something about the SMTA step with FAO involvement, and he's also willingly participating. Yeah, however, as said, the CSE is teamwork and really depends on the motivation of all INCREASE partners. Without that, that would not be possible. They all work far more than they initially would have thought, and they do that willingly and with great pleasure. And we have the constant organization discussions, and as Roberto already said, it's a decentralized dissemination approach to win the participants, means the citizens, and by far not least, it's the enthusiasm of all the participating citizens in this project that contribute to the success. Yeah, what do we have in terms of plant material? Roberto has said this already, so it's more than 1,000 plant genetic resources of common bean, and these are single seed descended lines, so it's not the potential heterogeneous gene bank accessions anymore. And they have, of course, also genetic information that we later want to put our phenotypic data also in relation with, and they derive from 2 former projects, and that's the BeanAdapt project, where IPK and also Roberto were involved already, and the Bresov project. And of course, as said before, it's not only plant genetic resources, we also have the control variety Macchiali. It's an early flowering bush type from an Italian seed company with the name Blumen.
And of course, these citizens receive not all the 1,000 lines, so you have to think about an experimental design, which citizens get which varieties, or is complex statistics behind it. In the end, it's different randomization blocks that we use, or randomization units, as we call them, RUs, and each consists of 200 seed bags, and each seed bag is containing 5 plant genetic resources, in the end summing up to 1,000 bean lines of the plant genetic resources within one randomization block, and each citizen, as said before, receives the control line. So we have different randomization units for the field garden environment, or also for the terrace balcony environment, where we assume people grow them in pots, so they need less seeds, and it should be also statistically evaluated differently than from the field garden environments later. And depending on that, the citizens receive 10 seeds per variety, or 5 to 6 seeds per variety. Yeah, what then also had to be done is we needed to define all the traits that the citizens should evaluate and develop that into scoring schemes of the app. I think we will see some of that from Emanuele later. But that, of course, had to be defined before, and also we needed to develop the tutorials for the citizens. And yeah, this work was also shared by the different partners. And the dedicated app in the end needed to be developed based on our needs and internal discussions. And then Emanuele and Tommaso did a great job into transferring all our ideas into the Increase CSA app. And basically, it's having several purposes. So it serves the communication to the citizens. A news section is available from the website where people immediately can see if there's any news, or if they should update the app maybe, or if the registrations are open or closed, and so on. It's a whole section of the MyCSE, as we have it this year, where the whole steps around the citizen science experiment take place, where you can validate your bean, where you can report about the sowing, and then conduct your experiment and report the data. We have, of course, the app when the update is there, activated for registration, that citizens can register via the app, and then also, of course, accept the SMTA for the seed exchange process. And in the end, it's also possible via the app to contact us, our email account that we have from Increase. And yeah, I think Emanuele will present this hard piece of the CSE. Without that, the whole thing would also not be able to fly in a minute or in some minutes. And as said, we also have a central email account where people can contact us via the app and ask questions, or we send out information and inform them about that the registrations are closed and now they are accepted as a participant. Now the SMTA acceptance has started, or please go and accept your SMTA, and that then the phenotyping has started. So we send out a lot of information, but we also receive, of course, a lot of questions from the citizens, and we try our best, Madita and me, to answer this in all the various languages, of course, with the help of our automated online translation tools, because we are not fluent in so many languages. But it's also a very pleasant experience, because you really feel how motivated most of the citizens are and how willingly they are to help and to do the right thing. As said before, we work with plant genetic resources, and I'm very pleased that Marco Marcella will also tell us about the importance of this step of the standard material transfer agreement, which is a big challenge for the regular citizens who have never worked with that topic before. What is that? Why is that needed? Why need to accept this in an English contract? I'm not speaking English. I want to have it in my own language. So there were many, many questions, especially in the pilot year, regarding this step, and we have put information content on the website to try to break it down as easy as possible to the participating citizens. And yeah, after they have done this step and accepted the SMTA, only then we are sending out seeds to the citizens. And that's a task on its own, as you see here on the images. So thousands of boxes with thousands and thousands of seed bags prepared for the citizens, hopefully filled with the right seed varieties that are then assigned in the SMTA to the citizen.
And at the end, each citizen receives an envelope with the content of the six, in the end, bean lines. A is always the control variety, and B to F are the plant genetic resources, the two color scales that Roberto also showed that help phenotyping, and a thank you note, and yeah, the plant passport, of course. And with that, they can start their experiment. Yeah, and just one more picture, exactly because it was so nice, of the bean packing or seed packing team this year. And you see that, of course, I want to mention, I really need to mention that, that the whole CSE started in the face of the pandemic, so we have could not meet and people could not work close together, also especially in 2021. In 2022, it was a bit more relaxed already. And still they managed to send out all these thousands of envelopes to all the citizens, which is really a laborious task, but they have managed very well. Yeah, very important is also the information on the website. So as you see, we have a dedicated section, Citizen Science, with information on the app, with now the new step, the levels of participation, so you can choose if you're a basic medium or expert bean grower, and depending on that, you can phenotype a few traits or up to 36 traits. We have all the instruction and tutorials on the website, information about the SMTO, frequently asked questions, and nowadays also the possibility to connect with other participants, where the links to the Facebook groups are put on the website. And very important is also the information on the bean lines. I hope I can see it here correctly, where people can access a table and check for the bean lines they have received. Is it, yeah, what is known about this bean line? Is there a common name? Where is it from which country? Is it a climbing bean or a bush bean? And this helps, of course, to plan your experiment at home to know, do you have bush or climbing beans, although this must not be always 100% correct when working with plant genetic resources. Therefore, we also ask the growth type as a trait. Yeah, and very important, I need to mention this, is all the translation work done by the consortium. So there are all the texts in the app, all the text on the website of the questionnaire are translated into, I think, in overall 9 different languages, the ones that are covered in the project. And there may come more, because this year we have a lot of Hungarians and it's not yet translated into this language. And they really do a great job, and sometimes on really short notice. Moreover, we have implemented questionnaires last year at the beginning of the experiment to ask about the background of participants, to get a feeling what are the citizens that are joining this project, about their motivation, why they participate in the CSE, and what's their basic knowledge on plant genetic resources or on legumes and common bean as a whole, and also if later we ask if the seeds arrived and how they rate the whole journey and did they have a successful harvest. And all this we also are doing this year. The most important step of the CSE, of course, is how do we recruit people, so the recruitment of participants. And we have an organization team in the core team. And I really want to stress that the recruitment and the dissemination is done by all increased partners and their networks, so a lot of additional multipliers. And we use all available media, from the social media channels of the institutions, or TV, radio, newspapers, Facebook, Instagram, whatever you can imagine. Twitter, of course, citizen science platforms, and many websites of associations related with plant genetic resources or gardens, and emails. And all this has resulted in a great participation. So the challenge is, of course, how do we attract regular citizens from European countries in their native languages? And that's also the reason why we decided for a decentralized dissemination approach that involves the whole increased consortium, because they can best address the citizens in their own countries. Therefore, a lot of dissemination material was developed with the help of URIS as well, and then provided with the translation by the translator team to all the consortium and the partners involved, as said, their various networks, press, and social media channels.
And in the pilot year, this was already quite successful, but not yet that targeted and focused. And of course, we learn from a pilot year. And in 2022, we have then really done weekly updates on the participation number to the whole consortium, checking which countries are still not good covered by citizens, also exploring the gaps in Europe that we need to address and where we maybe in the consortium do not have partners that can disseminate. And for example, for us of special focus were the Nordic regions, because it's of high interest to us until which northern latitude the beans are growing. And we don't have the Nordic countries in the consortium, but we got and asked the support of the Swedish University of Agricultural Sciences, the Stockholm University, and especially of the Nordic Gene Bank, and they were also willingly helping and did a great job. And the same is true for the Hungarian Agricultural Institute Center for Agricultural Research in Martonvajar, where I myself have good connections to, because in a PhD project long, long time back, I was even there half a year for an exchange, and Gabor and Otto, they did a great job. I think we have more than almost 200 participants this year from Hungary, and whatever they have done, it worked perfectly. And also the Netherlands, where we got the help of the Wageningen University and the company Matis Breeding Solutions. These are just examples. There are many, many more multipliers. Sometimes you don't even know how the information arrived there anymore, because that's a true decentralized approach. And I think that will even increase again in the next round. Yeah, most successful, however, were partners that made it into national TV. And here's to mention Roberto, that did it twice, and therefore Italy has a high participation number in all the 2 years. And Portugal 2021 was also very successful, and Spain this year. However, also the German approach of doing a pure online dissemination has worked pretty well. So in both of the years, we were ranking third in the participation of countries. So there are different approaches, and you have to squeeze all the different channels that are available. As said, we were already in the pilot year pretty successful, so these are the registration numbers in 2021, and it looks already pretty impressive. However, we have a real over-domination of Italy in this year because of this national, and of course of all the high work that Roberto has done. But it peaked definitely after you made it into national TV. We got so many registrations within 2 or 3 days. That was incredible to see. And therefore, the final numbers, of course, show almost 2,000 participants from Italy and Portugal as the second only, but really only with a science year 591. And then it's 200-something. And you see a lot of countries that only have very few participants. So of course our aim for a true European citizen science experiment was in 2022 to increase the numbers, but also to have a better distribution, and I think we achieved that very nicely, as you see here now in the map that already Roberto has shown, and where you have an index of the colors, meaning this and these numbers of participants, or the range of participants. And if you look into the numbers, still Italy was the winning country, so increase is definitely with high participants of Italian citizens. But this year, Spain was ranking second and had almost the same numbers for a long time. Germany, again, third, and we have increased the numbers in France and, as said, in Hungary. Romania, Poland did a great job this year, and then Nordic countries, the Netherlands, and then still a lot of countries where we can improve the dissemination, but it's a way better distribution than in the pilot year and shows the big success of this approach. Yeah, as an overall registration number, so in total we have 7,096 unique participants from in total 27 countries across the 2 years. And as shown already before, in the second year we have a far more homogeneous distribution than in the year, in the pilot year 2021. However, it went also beyond that, so we were of course interested to get citizens on board not only for a year, but if possible want them to continue with their bean journey. And in fact, 321 participants have registered in both years. In the registration process of 2021, it was possible to say I register as a round one user and want to continue with my bean seeds from the last year.
and can also offer seats for exchange. And 157 people have registered as around one user, while still among the new participants, we have found 164 citizens that were already part of the CSE in the first round, but probably wanted to receive fresh seats and get new varieties and probably didn't fully understand you could exchange the seats with other citizens. So in total, 321 across the 2 years have now, or from year one, have continued their journey. And we hope, of course, that this will also increase from 2022 to 2023. Very important is also to gain the active participants of the citizens. And there was a photo and video contest where they could submit photos or videos in 2021. And this was a bit late in the season that we have opened it, so maybe people have not collected images. Still, we received 66 submissions and have a winner, which you will see on the next slide. And this year, we also have a recipe contest, and it's open since July, so people are still able to submit photos, videos, or recipes. And the winner of last year was very nice. It was a school from Portugal, and they submitted a video, and when they got to know that they won, they were so happy, so they each received a T-shirt from Increase, and then they made pictures with this T-shirt and sent this to us as a thank you, and we really want to thank them for their active participation and for their enthusiasm, and it's really nice to see this joy of the children in taking part in the CSE. Yeah, also in the first year, people could not really connect with each other, so we have the image gallery of the app where people can just post images, but you cannot really get in contact with other people. Still, that was used really much by the citizens, so more than 3,000 pictures in 2021 were collected in this picture gallery. Maybe we do this first and then go back. And this year we were aiming at a more, let's say, interactive exchange between the citizens. However, we need to keep, of course, the data security, and we cannot just connect citizens that probably don't want that their email address is sent out to the others. So we said, okay, we do an indirect way. We open Facebook groups or private Facebook groups and invite the citizens to join, and then we will see if they are willing to interact with each other and with us, of course. It's not mandatory, but a lot of people joined these Facebook groups, and of course the Italian language Facebook group is the strongest one, and still Spanish, English, German, Polish, French groups. The Hungarian group has just opened, so we still need to invite people here. So in total, already now, 986 of the citizens have joined the Facebook group and are very actively exchanging pictures, asking questions, sometimes also reporting problems over how should I do that and that, which is excellent because that's what we want. There may be someone else who has the experience is answering, and we don't have to do that all over the email account, which is a great help for us. And especially now, probably there are also friendships evolving in the Facebook groups, which is great to see. And it's a really participatory approach, the CSE. So now I need to go back. Exactly. What is also new in the round two, that of course, because we were interested, people get on board not only for 1 year, but continue. We developed the seed exchange tool and step in the app together with FAO, because also here an SMTA is needed. And in the registration step for 2022, the round one users could indicate if they have seats left over that they can share with other citizens or are willing to share. And this formal step has been implemented in the app. And after the acceptance of the SMTA of the user who requests seats, the user who has seats can send then the seats to the request participant. And it is a very pilot step this year, so in total we have 16 accepted SMTAs via the seat exchange step. However, this tool is now implemented, and we are looking forward that this is also in 2023 way more used than this year. Yeah, this we had already. And then just some impressions of the CSE from the private Facebook groups, pictures that have been posted randomly. So you see
The bean package that has arrived, you see the planting, the watering, emergence of seeds, some put it in pots for germination. And you see the phenotyping also with the color scale that we have. You see the different gardens. And there was even a very nice dog posted. I had to put this picture here. And it's a diversity of pictures. And you don't get tired to look into all these citizens' pictures. So it's a really active participation. And it's a very nice tool now also to connect us with the citizens, but also to connect the citizens among each other, and in particular with the agro biodiversity. Yeah, with that, I'm at the end of how the CSE is conducted, how it's organized. And there are so many people to acknowledge that it's basically impossible to put them all on the slides. As of course, the whole CSE core team and members of the institutions. It's Marco from the FAO. It's basically the whole increased consortium, everyone who's sitting here. Some people have done fantastic jobs in the dissemination that we know of. There may be some more that we don't even know who has done what anymore because of this decentralized approach. So we have a lot of known and unknown multipliers, and all the people this year that helped us disseminating in the countries that we have no partners in, and of course also the providers of the control variety used in the CSE. And most importantly, of course, we have to thank the citizens because that's their job. They do all the work around the phenotyping and growing their beans with enthusiasm. And I want to thank you for your attention to this talk. Grazie. Grazie. Grazie a Kerstin. Il microfono funziona? Grazie. Grazie a Kerstin, come dicevo prima, di Roberto, che era l'anima di questo progetto, ma credo che anche Kerstin si possa dire che sia stata una delle persone importanti perché questo progetto potesse diventare quello che è diventato, coinvolgere 7.000 persone, coinvolgere lo scambio dei semi. Credo sia un percorso che è solo all'inizio, perché abbiamo ancora 3-4 anni di progetto, quindi questo può diventare veramente un percorso veramente che ci servirà a tutta l'umanità, credo. I prossimi due interventi sono due interventi più di carattere tecnico, ma sono due persone che al progetto hanno dedicato tantissimo delle loro competenze e del loro tempo. Innanzitutto il primo è Marco Marsella della FAO, ha una sigla impronunciabile della sua attività, ma di fatto oggi è una delle persone che per più di 30 anni si preoccupa di sistemi informativi per consentire agli scienziati come Roberto e come il gruppo di lavoro di Citizen di Increase possa raggiungere e tracciare i dati. Ecco, attraverso il metodo che ci spiegava prima del DOI ha consentito appunto di poter tracciare, avere nelle informazioni a disposizione del progetto la conoscenza e la realtà del rapporto tra ricerca e i cittadini. Ecco che chiedo a lui di chiarire questo percorso e darci una mano a capire come è stato possibile. Grazie Marco. Grazie, proverò a fare una presentazione ibrida, perché le mie slide sono in inglese, però visto che siamo in Italia, questa proverò a farne in italiano. Possiamo partire con la mia presentazione. Allora, io sono Marco Marsella, lavoro al segretariato del Trattato Internazionale, in particolare mi occupo dei sistemi informativi. Quindi farò una breve introduzione sul trattato, sull'SMTA e così via. Quindi il Trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura si prefigge i seguenti obiettivi. Innanzitutto riconoscere l'incredibile contributo che gli agricoltori danno alla conservazione e allo sviluppo della biodiversità che ci alimenta tutti. Dopodiché, questo è più vicino al mio cuore, costruisce un sistema mondiale che provvede, fornisce agli agricoltori, ai breeder e agli scienziati che sono interessati ad acquisire varietà per svilupparle e produrne di nuove e così via, accesso sia al materiale genetico vegetale sia alle informazioni ad esso collegate.
Il terzo ramo di attività è la condivisione equa e sostenibile dei benefici che derivano dall'utilizzo delle risorse genetiche ottenute dal trattato. Questi benefici vengono condivisi con chi mette a disposizione queste risorse genetiche tramite un apposito programma di benefit sharing. La cosa importante, il trattato è stato definito all'inizio degli anni, alla fine degli anni 90, degli anni del secolo scorso, 1900. Quindi è già molto interessante notare come già allora l'accesso alle informazioni era considerato altrettanto importante che l'accesso alle risorse genetiche fisiche. Quindi questo è un aspetto, secondo me, molto caratterizzante. Le aree di attività del trattato sono il sistema multilaterale di accesso e condivisione dei benefici, MLS, che sostanzialmente facilita l'accesso alle risorse genetiche messe a disposizione dai paesi contraenti. Dopodiché si occupa, tramite i fondi derivanti dalle donazioni che i paesi contraenti fanno, di facilitare la sostenibilità delle risorse delle banche di germoplasma in collaborazione con il Global Crop Diversity Trust, che è un'organizzazione internazionale che ha sede a Bonn in Germania. Il meccanismo su cui si basa il multilateral system di accesso dei benefici è il Benefit Sharing Fund, che appunto raccoglie donazioni dai paesi contraenti e recentemente ha cominciato anche a raccogliere, perché i cicli di breeding e commercializzazione richiedono molti anni, ha cominciato a raccogliere i versamenti dei benefici economici che chi ha acquisito il materiale e ha sviluppato delle nuove varietà che poi ha commercializzato è chiesto di fornire, di versare in questo fondo. Poi abbiamo un settore molto importante sui diritti degli agricoltori, che si occupa di proteggere la conoscenza tradizionale, fornisce accesso a consorzi di agricoltori ai fondi del Benefit Sharing Fund per progetti specifici locali e promuove la partecipazione degli agricoltori nei processi decisionali nei singoli paesi, in questo modo dando loro voce nelle decisioni che li riguardano direttamente. Un altro aspetto ancora è l'uso sostenibile delle risorse genetiche vegetali, quindi si prefigge la promozione di sistemi di coltivazione che facilitano e mantengano la biodiversità, dopodiché promuove l'ottenimento di nuove varietà, soprattutto nei confronti delle modificazioni climatiche che mettono a rischio le coltivazioni in tanti paesi. E un altro aspetto fondamentale è allargare la base genetica delle coltivazioni che vengono coltivate in giro per il mondo per ridurre il rischio di carestie. Infine c'è il sistema informativo globale di cui mi occupo in prima persona, che viene visto come un beneficio di carattere non monetario, perché fornisce supporto alla condivisione di informazioni tra chi mette a disposizione i materiali, chi li sviluppa, li studia, come per esempio il progetto INCRIS e così via. Quindi guardiamo un po' in dettaglio il sistema multilaterale. Si realizza in una banca di germoplasma che vengono messi a disposizione dai paesi contraenti e che vengono scambiati tra i vari player interessati tramite lo Standard Material Transfer Agreement, quindi un accordo di trasferimento standardizzato dei materiali genetici. Che cos'è questo SMTA? L'SMTA è un contratto privato tra chi fornisce il materiale e chi lo riceve. Questo contratto però è protetto dal diritto internazionale ed è riconosciuto in tutto il mondo. Quindi il trattato lo ha reso uno strumento valido in tutto il mondo per trasferire risorse genetiche tra chi le mette a disposizione e chi le riceve secondo certi principi che sono quelli del trattato. Quindi in particolare i benefici finanziari eventuali che dovessero originarsi dallo sviluppo di materiale ottenuto tramite un SMTA
per una successiva commercializzazione vanno in parte condivisi con questo fondo, che è il Benefit Sharing Fund, che è gestito appunto dal trattato e che finanzia progetti di varia natura in tutto il mondo. Quindi il segretariato del trattato raccoglie informazioni sullo scambio di materiali tramite l'SMTA e questo serve a varie cose, per esempio la risoluzione di eventuali dispute che possano sorgere sulla proprietà di certi materiali o più semplicemente per fornire al governing body, che è diciamo l'organismo che gestisce il trattato e in particolare il multilateral system, fornisce statistiche al governing body sul flusso dei materiali. Il sistema informativo globale nell'ambito del progetto INCRIS ha fornito sostanzialmente due moduli. Uno per assegnare dei DOIs, Digital Object Identifiers, che sono degli identificativi permanenti e univoci globalmente a ciascun materiale. Questo consente di identificare ciascun materiale in maniera accurata e soprattutto consente di stabilire dei rapporti tra il materiale di chi fornisce il materiale e chi lo riceve. In questo modo è possibile sapere il materiale 2, 3, 4, qualsiasi numero di passi lungo la linea di trasferimenti, da dove viene. E questo è fondamentale per il sistema di conservazione distribuita a cui accennava il professor Papa prima. Dopodiché, l'altro aspetto, invece, è l'utilizzo dello Standard Material Transfer Agreement tramite i nostri sistemi. Quindi è possibile utilizzare i nostri sistemi per generare questi contratti privati che vengono archiviati nel nostro database e riguardano sia il trasferimento dei materiali all'interno dei partner del progetto, sia all'interno del Citizen Science Experiment. Quindi noi abbiamo due sistemi, due comunità, diciamo, i partner e i cittadini del Citizen Science Experiment, che interagiscono tramite l'app per il CSI oppure direttamente tramite per i partner, interagiscono con i nostri sistemi che assegnano il DOI e registrano l'SMTA. Questo è quanto. Vi ringrazio per l'attenzione. Grazie, grazie a Marco per questo passaggio anche importante per evidenziare come un percorso era già iniziato molto tempo fa per tracciare, per consentire a ciascuno di scambiare questi valori, queste pietre preziose che sono i patrimoni genetici. A questo punto l'altro intervento, ancora legato al percorso tecnologico che ha aiutato, al professor Emanuele Frontoni, che è qua vicino a me, che poi lascio il microfono, dell'Università Politecnica del Marche, ma anche dell'Università di Macerata, quindi professore di Computer Science, e grazie al lavoro che lui ha svolto per la realizzazione di questa app dedicata a raccogliere tutti gli elementi che ci hanno consentito la partecipazione a questo progetto. Quindi tecnologie e software a servizio di una nuova comunità di conservatori, di utilizzatori del genoma dei nostri legumi. Emanuele, ci racconti che? Grazie, intanto cercherò di realizzare una demo di tutto quello che è stato detto sin qui e di farvi vedere come funziona la nostra app col mio cellulare in mano, con una pianta di fagioli di fianco e con un po' di semi di fagioli anch'essi in mano. E abbiamo provato questa mattina a collegare il mio cellulare, per cui se ripetiamo il nostro video dal mio cellulare possiamo iniziare con questo. Mentre lo facciamo, io mando il mitico la mitica ormai animazione con il jingle di INCRIS e colgo l'occasione anche io per ringraziare Roberto e tutto il suo team che ha coinvolto noi uomini della computer science all'interno di questo progetto, per ringraziare Kerstin che ha guidato tutta il grandissimo lavoro fatto sin qui e Marco che ci ha in qualche maniera istradato su queste tematiche. Gli informatici, io e Marcus, che poi conoscerete anche nei prossimi giorni, siamo stati un po' l'anima di una traduzione di idee che Roberto e Kerstin hanno mandato a noi per tanti mesi, ormai per più di 2 anni, che abbiamo piano piano cercato di tradurre in tanto software. Questa app
pur se all'apparenza può sembrare abbastanza semplice, contiene all'interno moltissime complessità, oltre ad essere diffusa in 10 lingue, come diceva Kerstin, con tutte le traduzioni e con tutta la vita che questo comporta all'interno dei vari scenari del mondo software classico, quindi gli app store, da scaricare quest'app da tutte le parti. Ora io inizierò un po' a farvi vedere quello che abbiamo, e all'interno dell'app, se possiamo tornare di nuovo alla condivisione della mia app, grazie, io dopo questa fase iniziale ho una serie di notizie a mia disposizione con un questionario che ci ha permesso anche di raccogliere un sacco di dati relativi all'usabilità dell'app stessa, e poi con una parte di menu legata al mio utente. Io sono già registrato al Citizen Science, vedete ora la versione italiana, ma ripeto, scaricandola l'avete in tutte le vostre lingue, e posso entrare all'interno della mia prevalutazione. Questa prevalutazione mi permette di scegliere il mio Citizen Science Experiment, e questo mio Citizen Science Experiment prevede già una personalizzazione nata e cresciuta in questi anni, che permette di scegliere il livello di abilità che abbiamo. Okay? In questo livello di abilità, vedete, in questo caso io sono un esperto, okay? Mi reputo tale, ma non lo sono, e ho accesso a tantissime possibilità di raccogliere dati. Vedete, ce ne sono, ormai siamo a quasi 50 possibilità di raccogliere dati, e ora vi mostrerò più nel dettaglio cosa questo vuol dire. Guardiamo ad esempio crescita delle piante e forma della foglia. Okay? In questa situazione io posso andare a procedere con la valutazione della forma della foglia. Diceva Kerstin prima, abbiamo lavorato e hanno lavorato loro, noi l'abbiamo sostanzialmente tradotti a tanti tutorial, ognuna di queste pagine ha a disposizione un tutorial, ma la cosa più importante che abbiamo a disposizione qui dentro è la possibilità di avere tutte le varietà che sono arrivate dalle migliaia di sacchetti che avete visto in precedenza, e avere a disposizione sempre la possibilità di documentare tramite un'immagine la rilevazione che stiamo facendo, il dato che stiamo cercando di raccogliere. La forma della foglia ora la prendo dalla pianta reale che è qui vicino a me, e uso questa foto per iniziare la mia raccolta, e poi dico quella che è la mia rilevazione seguendo la guida che vedete lassù in alto, e quindi dico che questa è una foglia triangolare, quadrangolare, e scelgo le mie azioni. Dentro il tutorial ho tutte le informazioni, comprese parecchi video in tutte le lingue possibili, che mi guidano in questa scelta, okay? Ed è evidente che la scelta di questa specie che abbiamo sia triangolare. Poi faccio ancora un po' di più, e questo foglio che vedete che ho in mano e che chi partecipa al Citizen Science Experiment conosce, costituisce un elemento metrico importante. Perché tutto ciò? Perché, un po' Roberto l'ha anche accennato, l'altro scopo è tirare in ballo il mondo dell'intelligenza artificiale, per cui vado al post raccolta e andiamo a cercare di individuare alcune caratteristiche del seme. Di nuovo, guardando a queste caratteristiche del seme abbiamo ideato un oggetto che permetta poi ad algoritmi di deep learning di lavorare su queste azioni e scegliere i vari colori. Ovviamente anche qua vale il discorso delle immagini di cui abbiamo più volte discusso, per cui possiamo raccogliere anche qua moltissime informazioni legate all'immagine che abbiamo a disposizione. E l'immagine che abbiamo a disposizione, ora cerco di raccoglierla anche offline per farvi vedere meglio dallo schermo tutto quello che abbiamo qua sopra, vediamo se tutto ci riesce, vedete, ha una possibilità metrica di inquadrare il nostro rettangolino e di scattare immagini su quel rettangolino. Perché questo ci interessa? Lo rimostro di nuovo. Perché da quelle informazioni abbiamo un set di metriche a livello di colore e a livello di dimensione che ci permettono di utilizzare il tutto. Ora non so perché la messa a fuoco con questa poca luce è un po' in difficoltà, ma avete percepito il nostro obiettivo. Dentro questa situazione faccio solo vedere come il nostro livello di abilità può cambiare. È stata l'evoluzione principale di questo secondo anno. E io ora cambio il mio livello di abilità, seguo una serie di indicazioni che mi spiegano quale dovrebbe essere la mia attenzione ai vari livelli di abilità, per arrivare a dire che sono di livello base. È la prima volta che mi avvicino a un Citizen Science Experiment. Questo di nuovo adatta i contenuti dentro un ambiente di raccolta dati complesso a un utente che abbia molte
meno esperienze, e quindi le richieste che facciamo a quell'utente sono molte meno. Vedete, la post raccolta dei semi ha solo due richieste, quanti semi abbiamo raccolto. Vedete, il peso, il numero, sono tutte caratteristiche che aiuteranno poi questa ricerca e questi dati che arrivano. Ora, una piccola ulteriore dettaglio. La nostra raccolta dati inizia ad essere, da un lato, centralizzata perché il mondo in crisi ha bisogno di questi dati, e quindi molti di questi dati fluiscono su un servizio cloud verso i sistemi centralizzati che Marcus sta mettendo in campo dal punto di vista informatico, ma una parte di questi dati inizia per la prima volta a fluire anche in ambiente decentralizzato. Il famoso termine blockchain è diventato parte anche di questa storia, per cui man mano che facciamo queste nostre azioni abbiamo sempre a disposizione la possibilità di distribuire questi dati. Ora riprendo un'altra immagine dei nostri semi e uso questa foto, e nel momento in cui faccio il salvataggio e l'invio dei nostri dati, alcune di queste informazioni vengono distribuite in maniera decentralizzata, se volete democratica, all'interno di questo ambiente. L'altro grande sforzo, e poi chiudo, è legato a una caratteristica che Marco ci ha raccontato bene. Tutto quello che noi abbiamo fatto qua dentro e tutte le informazioni rispetto al nostro Citizen Science Experiment prevedono tutti i percorsi dell'SMTA e dell'ECSMTA, e tutte le azioni che abbiamo fatto in questo periodo di nuovo sono strettamente legate a rendere del tutto trasparente l'interazione che possiamo avere tra i sistemi di FAO e i sistemi che l'utente ha in mano. Ora, se mi aiutate rimettendo di nuovo l'app, eccoci qua. Io sono già registrato, questo essere già registrato che mi ha permesso di raccogliere dati è anche la prova che tutta l'azione legata a FAO che Marco ci ha raccontato è avvenuta, ed essendo avvenuta vuol dire che io ho scritto i miei dati, ho un'utenza su FAO così come l'ho su Increase, e in maniera del tutto trasparente ho compilato i miei ECSMTA. Quei numeri che avete visto da Kerstin, unita alla capacità di interagire attraverso dati tra piattaforme diverse senza che nessuno abbia la velleità di fare un'unica monolitica piattaforma, unita a tanta usabilità che abbiamo imparato dagli utenti e che stiamo ancora cercando di apprendere, costituiscono una reale unicità di questa app sul panorama internazionale ed uno dei principali raccoglitori di dati che oggi abbiamo per fornire anche dataset al mondo dell'intelligenza artificiale a supporto della fenotipizzazione. Grazie. Grazie, grazie Emanuele, questa attività delle app personalmente l'ho utilizzata, quindi con una serie di errori Marco mi ha aiutato a gestire l'iscrizione iniziale, poi però il percorso è stato veramente interessante. I prossimi due interventi sono interventi più di forse di ulteriormente che mettono ulteriormente in evidenza come il percorso che stiamo portando avanti dell'incontro e della conservazione della conoscenza siano importanti. Passerei la parola appunto a Lorenzo Maggioni, che è del ECPGR, European Cooperative Program for Plant Genetic Resources, è un esperto in scienze agrarie credo da tanto tempo, e che sul tema della biodiversità un po' in tutto il mondo, ma soprattutto in Europa, ha delle conoscenze. Credo che il suo ruolo di segretario generale appunto di questo gruppo di lavoro europeo ha messo al centro il tema della collaborazione nella conservazione e nella facilità appunto di utilizzo delle risorse genetiche europee. Questa importante azione continentale credo ce la possa chiarire nel suo intervento. Prego, a te. Può rimanere lì? Sì, benissimo. Grazie. Il microfono, se accendete, no, è già acceso, dovrebbe essere già acceso. Grazie, mi sentite? Prego, prego. Buongiorno, buon pomeriggio a tutti. Grazie per avermi invitato, specialmente Roberto Papa e tutti i collaboratori di Increase. Mi fa piacere essere qui oggi. Il mio punto di vista è quello di un network europeo, come ha indicato. Network europeo che chiamiamo ECPGR per la salvaguardia delle risorse genetiche vegetali. E io sono il segretario coordinatore di questo network, ospitato a Roma negli uffici dell'organizzazione internazionale Alliance of Biodiversity International, ANSIAT,
ospitato virtualmente in realtà perché lavoro da casa dal nord Italia. Per darvi il contesto di questo network, questo è nato verso la fine degli anni 70 e inizio 80 come progetto delle Nazioni Unite, programma di sviluppo insieme a FIOC e Eucarpia, per permettere la collaborazione dei gestori delle banche del germoplasma e dei breeders ai due lati della cosiddetta cortina di ferro che allora c'era. Quindi era anche un programma di sviluppo e di pace, ma teneva presente che in questo settore delle risorse genetiche, dove c'è una totale interdipendenza fra le nazioni, è necessario collaborare. Nessuno può fare da sé e agire insieme conviene a tutti. Ora, paradossalmente, in questo periodo, dopo che il muro di Berlino è caduto, sembra che si stiano riformando altri muri ed essere più difficile che in passato mantenere questa attività di collaborazione, ma questo è lo spirito portante del nostro programma europeo, che viene finanziato da paesi aderenti, sono 35 al momento, quindi al di là dell'Unione Europea, e finanziano attività collaborative con lo scopo di mantenere vivo il dialogo tecnico-scientifico tra di nuovo sempre gestori delle banche di germoplasma, breeder, ricercatori, ma anche organizzazioni non governative, network di coltivatori, settore privato partecipano a questo programma. Ora cercherò di avvicinarmi lentamente al tema specifico di questo convegno, cioè la scienza partecipata, ma lasciatemi dire prima qualche parola su alcuni sviluppi recenti in Europa nell'area delle risorse genetiche. Come saprete, recentemente è stato lanciato il Green Deal europeo, che si basa su due strategie nell'ambito agricolo ambientale. È un programma di sostenibilità alimentare, ambientale, ma in generale. E queste due strategie che esistono sono state approvate, sono la Biodiversity Strategy 2030 nell'ambito natura e ambiente e la Farm to Fork, cioè dall'azienda alla tavola per il sistema alimentare. E noi pensiamo che ci dovrebbe essere una terza strategia dedicata specificamente alle risorse genetiche, in quanto queste sono il serbatoio, l'armamentario più strategico per affrontare le sfide che ci stanno venendo incontro, delle crisi di vario tipo, specialmente la crisi climatica. Considerate le avversità che di cui anche voi avete fatto esperienza sicuramente anche quest'estate, ad esempio siccità crescente, sbalzi di temperatura, elevate temperature, oppure fattori biotici, cioè dovuti a organismi viventi, nuovi funghi, insetti, batteri, virus, sono favoriti da questi cambiamenti e le risorse genetiche sono l'arma principale e ambientalmente più sostenibile, più efficace per far fronte a queste cose. Ora anche il Consiglio dell'Unione Europea ha invitato la Commissione Europea a presentare una strategia per le risorse genetiche, ma finora non è avvenuto questo in modo ufficiale. Tuttavia il nostro programma, tra l'altro nell'ambito di un programma Horizon, quindi finanziato dalla Commissione Europea, ha sviluppato una strategia per le risorse genetiche in Europa ed anche una strategia specifica per le risorse genetiche vegetali e i nostri network alleati su animali e foreste hanno pure sviluppato le loro strategie specifiche. Ora noi ci baseremo su questo documento per i prossimi anni, per il nostro orientamento, ma certo sarebbe molto più efficace se una strategia come questa o simile potesse diventare
un documento ufficiale dell'Unione Europea. E che cosa raccomandiamo in questa strategia? Innanzitutto una trasformazione, un cambio di passo notevole nella presa di responsabilità da parte dell'Unione Europea e degli Stati membri per la conservazione delle risorse genetiche. In che modo? Ad esempio definendo un quadro legislativo e una politica integrata e coerente, cosa che in questo momento manca, con la creazione idealmente di un ufficio europeo per le risorse genetiche, di una infrastruttura comune per la ricerca, per la conservazione, per l'utilizzo, con finanziamenti permanenti che derivino in modo cofinanziato, secondo la nostra visione, dalla Commissione europea e dagli Stati membri. La strategia prevede alcuni aspetti come diciamo più specifici, ex situ, vorremmo vedere una integrazione, seppur mantenendo la decentralizzazione delle banche del germoplasma, una loro collaborazione più stretta e con un sistema di qualità certificata ed un accesso ai materiali pure facilitato. E in situ prevediamo una rete di siti ad alta diversità delle colture parenti dei selvatiche, parenti delle piante coltivate, che ospitano numerosi caratteri utili per l'agricoltura. Nel settore on farm, in azienda, vorremmo vedere una maggiore conoscenza e valorizzazione dei materiali che sono coltivati, sia tradizionali che anche innovativi, ma che molto spesso diciamo gli agricoltori, per i quali molto spesso gli agricoltori incontrano ostacoli a scambiarsi i semi o anche semplicemente a coltivare e produrre certi materiali non certificati. Un quarto aspetto è un aspetto informatico, avere un sistema informatico centralizzato che contenga i dati sia fenotipici, cioè delle caratteristiche morfologiche agronomiche, sia genotipici, cioè le sequenze genetiche dei materiali presenti nelle banche, e offra anche un accesso facilitato secondo i principi del trattato internazionale di cui avete appena sentito parlare. E l'ultimo aspetto è una promozione dell'utilizzo di questa diversità, investigandone le caratteristiche sia agronomiche che genetiche, e dal punto di vista agronomico prevediamo il test eseguiti in tutta Europa, similmente a quanto avete visto fare da Increase. Il territorio europeo è estremamente diversificato e offre grandi possibilità di esperimenti di questo tipo. E in questo filone si collocano anche le forme di utilizzo partecipativo. Tradizionalmente si parla di breeding partecipativo, quindi con il coinvolgimento degli agricoltori. Abbiamo visto che Increase ha alzato la posta e si è rivolto alla massa di cittadini, di campagna e di città. Quindi questo è un balzo partecipativo incredibile, e noi abbiamo anche aiutato nel nostro piccolo, ma siamo stati sorpresi piacevolmente dal vedere la numerosità delle adesioni a questa iniziativa. Questo significa che c'è un'esigenza molto elevata di partecipare e di essere coinvolti, e questo dà una forte presa di coscienza della diversità esistente e delle sue forme di utilizzazione. Poi Roberto mi dice che dall'analisi dei dati ci saranno anche probabilmente o forse dei risultati interessanti, e quindi siamo molto curiosi di vedere questa cosa. Ora noi, nel nostro network, con una certa assonanza di obiettivi, abbiamo
costituito un network di valutazione che si chiama EVA, EVA Network, che consiste in una serie di partenariati pubblico-privato, coinvolgendo le ditte sementiere e le banche del germoplasma. Vogliamo facciamo uscire dai frigoriferi delle banche i materiali genetici, li moltiplichiamo, li distribuiamo a ditte sementiere grandi, piccole o medie e anche a network di coltivatori per appunto testarle in tutta Europa. E allo stesso tempo questi materiali vengono sequenziati, quindi ricaviamo dati fenotipici e genotipici che possono poi essere utilizzati per svelare la natura della diversità genetica. Abbiamo iniziato con colture che hanno trovato l'interesse di alcune ditte sementiere, perché loro svolgono questo lavoro di test a loro spese, semina e raccolta dei dati e centralizzazione dei dati che noi riceviamo e mettiamo a disposizione. Ora, noi, essendo diventati stakeholder di Increase, siamo già collaboratori e penso che nel prossimo futuro potremmo pensare di fare una collaborazione che potrebbe essere quella di ad esempio ramificare il nostro network EVA in una direzione più partecipata, cioè coinvolgendo non solo le ditte sementiere e i contadini, ma anche i cittadini. Potrebbe essere la sfida di cercare di rendere questi dati permanentemente disponibili, centralizzandoli, benché partano in modo decentralizzato, e assicurare anche che i materiali continuino ad essere disponibili in maniera certa. In realtà ho già immaginato di aprire una finestra nel prossimo programma quinquennale del nostro network per fare un progetto di questo tipo, cioè di promuovere la valutazione partecipativa di risorse genetiche vegetali dedicata specialmente a colture poco utilizzate, di basso impatto di fattori di produzione, resilienti a cambiamenti climatici, e quindi potrebbe trattarsi di fave, cicerche, lupini, lenticchie, se sono rose fioriranno. Grazie. Grazie. Grazie a Lorenzo per questo intervento e credo che alcune risposte, magari poi nella seconda parte, dopo il coffee break, ci saranno qualche risposta alle sue domande rispetto al tema della necessità legislativa di alcuni elementi. Poi chiederemo ai prossimi relatori. L'ultimo intervento di questa tavola rotonda, ringrazio Paola De Santis per la sua presenza. Una presentazione. Perfetto. Benissimo, sì, con la presentazione. Ecco, anche Paola ci porterà la sua esperienza più a livello internazionale, quindi aggiungiamo la dimensione europea, quella internazionale della visione della biodiversità, come quella conservazione genetica in campo ci possa consentire appunto in tutte le parti del mondo di agire a tutela di questa biodiversità. Credo che lei su questo tema abbia molto da dirci e spero, credo che i legumi possano essere uno di questi suoi percorsi di approfondimento. Prego, dottoressa De. Buonasera a tutti. È spento? No? Funziona, sì. Sì. Buonasera a tutti e grazie dell'invito. Dunque, la mia presentazione in un tema così ampio è stata particolarmente difficile perché era breve e sì, volevo prendere anche degli appunti perché già so che mi metterò qualche pezzetto. Ho cominciato subito bene. Brava. E dunque,
Il lavoro che noi svolgiamo con Bioversity, o la parte dell'Alliance of Bioversity International and SIAD, è principalmente nei paesi in via di sviluppo, dove però la conservazione e l'utilizzo delle risorse genetiche, in particolare tradizionali, trova un ruolo centrale di particolare importanza. Diciamo che il lavoro fatto da Roberto con questo suo progetto potrebbe essere una piccola parte di tutto quello che è stato fatto, molto nello specifico, quindi con la possibilità di approfondire particolarmente alcune tematiche, in particolare la caratterizzazione, che è di fondamentale importanza. Il titolo di questa presentazione è un po' per dare spazio e per continuare quello che INCRIS si propone, è quello dell'accessibilità. INCRIS, con i dati che raccoglie, i dati che mette a disposizione su delle piattaforme comuni, fa un grande lavoro nei confronti dell'accessibilità non solo di sapere, ma in questo caso soprattutto anche delle risorse fisiche attraverso la distribuzione dei semi. E questo è molto importante proprio perché è solo attraverso l'accesso a informazioni e quindi a un know-how, una capacità di coltivare o di utilizzare queste risorse genetiche e le risorse genetiche stesse, è solo attraverso l'accesso a queste due componenti che ci possono permettere di migliorare e soprattutto di rendere sostenibile il nostro sistema produttivo. I miei esempi partono sempre un po' da paesi in via di sviluppo, quindi è un ambiente un po' diverso rispetto a quello europeo, dove comunque le varietà tradizionali hanno un ruolo diverso, sebbene soffrano delle stesse limiti per l'impossibilità di essere venduti, di essere addirittura scambiati, dove però costituiscono ancora oggi, per lo più a seconda delle colture, circa il 90% della base dell'agricoltura. Quindi è importante reggimentarle, è importante poterle gestire senza però limitare il loro uso. In questa immagine noi vediamo, tanto per avere un'idea di quello che può fare la diversità, ci sono delle foto qua. Queste sono le radici di common bean, quindi abbiamo anche dei legumi, di diverse varietà in Uganda, e alla loro reazione ai nematodi che agiscono sulle radici. Quindi questo ci dà l'idea come attraverso la diversità possiamo far fronte all'arrivo di nuove malattie, come aveva detto Lorenzo, o di nuovi parassiti, o comunque come poter intervenire attraverso lo sfruttamento della biodiversità per il controllo di malattie. Qui sotto, forse, ecco, lo so io. Qui sotto invece sono diversi esempi di reazione alla sigatoka, la malattia delle banane che rende le foglie le secca, quindi quando le banane hanno meno di 10 foglie non riescono a produrre i frutti, quindi è molto importante, soprattutto per il Sud America, pur non essendo il centro della diversità delle banane, comunque ha una grande importanza economica. E infine, per dare un altro aspetto anche del valore della diversità, molto molto in sintesi, ci sono due esempi. Questo sotto sono 48 varietà di fagioli, sempre in Uganda, e la loro reazione ad una alla mosca del fagiolo, al bean fly, e a come reagiscono alla loro suscettibilità rispetto alla malattia. Qui ci sono sia varietà migliorate che tradizionali, e in questo caso vediamo come la varietà tradizionale risulta essere la più resistente rispetto a quella migliorata. Questo ci dà di nuovo un'idea di come possiamo usare. Sono stati fatti anche nell'ambito di un progetto internazionale degli studi per vedere come combinare, attraverso l'utilizzo di diverse varietà nello stesso campo, all'interno del campo dello stesso agricoltore, come utilizzare questa diversità per ridurre l'impatto delle malattie. Ci sono, anche a seconda delle colture, ma non sempre è possibile, anche la possibilità di piantarle insieme allo stesso del campo, e si è visto che ci sono dei risultati molto positivi in quanto alla capacità di ridurre l'impatto della malattia. E quindi questo era per fare una carrellata super veloce rispetto a quello che si può ottenere dalla diversità. In questa invece, in quest'altra diapositiva, c'è un po' questo approccio a un portfolio di insieme di varietà, e che di nuovo serve un po' per
per uscire un po' dal ragionamento più convenzionale in cui viene messo a confronto l'approccio classico a quello del portfolio, in cui il commercio, la produzione commerciale prevede o propone delle varietà che hanno delle caratteristiche che sono state sviluppate unicamente per una o due caratteristiche, e generalmente la produttività è una di quelle, e chiaramente ci sono anche delle varietà sviluppate per la resistenza delle malattie, ma che tendono a proporre un'unica possibilità per ottenere il nostro scopo, cioè la produttività o la produzione di varietà che siano più o meno resistenti a delle malattie di particolare importanza per il nostro ambiente agricolo. Il portfolio invece di varietà si propone lascia spazio alla complementarietà. Non necessariamente dobbiamo produrre un'unica varietà, dobbiamo semplicemente capire quali sono, qual è il nostro fine, quindi produrre sì, ma forse non è necessario produrre tanti chili, forse meno chili, ma mantenere un ambiente più sano. Ed è qui che entra assolutamente in gioco la capacità di poter descrivere, di sapere quali sono le varietà che usiamo e che quali caratteristiche hanno e a quali dei nostri bisogni possono rispondere. Bisogni che vanno sempre, e soprattutto per i piccoli produttori, ben al di là della produttività. È chiaro che tutti dobbiamo vivere, tutti i produttori, gli agricoltori devono vendere, quindi l'interesse nei confronti della produttività è grande, ma spesso vogliamo anche solo mangiare, e mangiare di un certo tipo, per un certo sapore, per capacità di cucinare o per festività, per usi particolari. Quindi l'approccio del portafoglio è particolarmente sensibile allo sfruttamento della diversità, a capire che cosa ci offre il panorama della coltura in questione, ed è quindi importante poter caratterizzare queste varietà a seconda non solo di tratti morfologici, quindi piante alte, piante basse, più o meno resistenti, ma anche una serie di altre caratteristiche che sono di interesse per i consumatori e per i produttori. Non solo, e qui come vedete l'idea è che possiamo ottenere i colori all'interno del cerchio sono l'uno si riferisce alla coltura e i colori alle diverse varietà. Quindi rispetto se la problematica dell'area in cui stiamo coltivando è la siccità, avremo un insieme di varietà che rispondono a questo criterio con diverse capacità produttive e con altre caratteristiche che possono essere più o meno di interesse. Comunque sfruttare la diversità ci permette di ridurre i costi da un punto di vista di utilizzo di inputs, di fertilizzanti e prodotti, nella parola italiana, da utilizzare. Quindi soprattutto per i piccoli produttori, dei paesi in via di sviluppo, risparmiare su questi input ha un grande valore, e quindi mantenere una produttività, una sostenibilità e anche da un punto di vista di qualità del prodotto che poi andiamo a mangiare. E tutto questo quindi c'è l'importanza di conoscere le caratteristiche, ma anche l'importanza di diffondere queste caratteristiche, ed è impensabile che un sistema centrale sia in grado di fornire dettagli come quelli raccolti per esempio da Increase sulle diverse varietà di fagioli che abbiamo visto, sono moltissime, solo quelle distribuite in Europa. È per questo che è importante da una parte la scienza partecipativa, in cui ognuno dei produttori possa contribuire con delle descrizioni che non solo fanno parte della coltura in se stessa, una pianta ad alto fusto, a basso fusto, con tanta produttività, ma che anche rispondono alla reazione con l'ambiente in cui vengono piantate, e quindi questo è un altro grande valore, perché zone di produzione lontane ma con delle stesse problematiche da un punto di vista ambientale possono comunque pensare a uno scambio di semi, all'utilizzo di diverse varietà che nell'ambito di un portafoglio possono aiutare a mantenere la produzione a dei livelli accettabili.
Questo schema piuttosto complesso, così a vederlo, in realtà è un decision making tool, uno strumento che è stato sviluppato e basandosi su diversi, su più di 500 studi, casi di studio fatti in tutto il mondo, ad orientare sia i produttori ma anche le istituzioni per intervenire per far fronte alle limitazioni dei sistemi produttivi e per incentivare sia la conservazione che l'uso della diversità. Sono quattro gli elementi importanti e sono rispetto alla diversità è sapere se esiste, se è accessibile, se realmente riesce a produrre come dovrebbe, come è scritto, come è nota, e se i produttori beneficiano di questa produzione. Quindi a seconda dei problemi si offrono diversi interventi che possono aiutare e favorire l'aumento della diversità, l'ottimizzazione e l'utilizzo di questa diversità. Ora, in questo, quindi le prime quattro, la colonna questa, sono i quattro problemi e quali sono, quindi la diversità se esiste, se è sufficiente e se le varietà esistono all'interno del sistema produttivo, ciascuna di queste ha delle caratteristiche, mentre queste sono gli interventi possibili, per esempio rispetto all'assenza della diversità ci sono la distribuzione di diversity kits, che sono un po' quello che Increase ha fatto distribuendo delle buste con diversi semi da testare e da vedere se ci piacciono e se sono adatti al nostro ambiente. Sono questi diversi sistemi di sviluppo di varietà adattate, di varietà della ricerca partecipativa e comunque una serie di attività. Questo però di nuovo prevede che sia sempre un po' un'istituzione che si faccia carico di questo o dei progetti di ricerca che generalmente hanno una durata breve e che quindi non possono garantire una sostenibilità a lungo termine. Anche se per l'esperienza di progetti fatti in piccole attività svolte di 1 o 2 anni con delle piccole comunità, quindi sempre numeri molto ristretti, però a distanza di anche 5-10 anni dalla fine del progetto, i contadini continuano a lavorare insieme secondo dei criteri e delle proposte fatte, comunque a lavorare insieme e a condividere, a effettuare non solo una ricerca ma una produzione partecipata in cui si uniscono le forze, ma soprattutto c'è uno scambio di queste conoscenze, c'è uno scambio e una curiosità a capire e non fermarsi alla varietà che in quel momento ha dato buoni risultati e che si sta usando, ma una curiosità a testare, a capire se esiste dell'altro che ci permette di continuare, di mantenere una produzione accettabile nel nostro sistema senza dover ricorrere a utilizzo di input che hanno un impatto economico. Ripeto, questo è più adatto ad una situazione in cui vengono usate delle varietà tradizionali, ma non necessariamente esclude quelle migliorate hanno delle caratteristiche più stabili evidentemente, ma anche lì c'è una reazione con l'ambiente che fa delle differenze, quindi anche qui l'informazione di altri contadini, la condivisione di questa informazione ci può guidare nella scelta di una varietà dalle caratteristiche simili o di interesse. Quindi questo ci porta a pensare come possiamo assicurarci che l'accesso alle informazioni e alle ricerche, alle informazioni ma anche alle risorse genetiche sia garantito da parte dei produttori, ma anche come possiamo supportare le istituzioni che a livello centrale, molto difficile ma soprattutto locale, più facile, come possiamo dal punto di vista della ricerca ma soprattutto anche della ricerca e lo sviluppo contribuire a mantenere la diversità. Da una parte abbiamo visto che Increase ha dato un grande contributo alla ricerca partecipata, alla condivisione, alla creazione di informazione e soprattutto all'accesso di questa informazione e in questo all'interno di un progetto ancora in corso fatto da Bioversity all'interno dell'Alliance è stata sviluppata questa Datar, che è un'app per certi versi simile a Increase
ma ad ampio spettro, perché non si centra su un'unica coltura, quindi non ha la possibilità di entrare così nel dettaglio, ma quello che fa è raccogliere informazioni. Sono andata avanti, non volevo. È un'app che dispone di un web portal dove vengono registrate tutte le informazioni a livello di caratterizzazione, e per molte colture sono già stati caricati i descrittori, quindi questo dà una prima informazione sulle caratteristiche principali della coltura. È un'app attraverso la quale ci permette di caratterizzare le varietà in uso, quindi diciamo tradizionali, quelle più sconosciute, ma anche vedere come si comportano quelle migliorate che a volte sono rimaste nei campi degli agricoltori per molto tempo, per cui hanno perso le caratteristiche originali e in qualche modo forse sono delle nuove varietà o che si riadattano al sistema produttivo. E in ogni caso è pensata come una app che può aiutare gli agricoltori a prendere delle decisioni, e l'app è piuttosto complessa e non la starò qui a spiegare nel dettaglio, ma un po' qui riassume quali sono le cose principali. Quindi da una parte permette di capire che cosa c'è nei campi degli agricoltori, e questo è un aspetto particolarmente importante anche rispetto a quello che hanno detto Marco e Lorenzo rispetto alla gestione, a capire che cosa c'è. E, per quanto riguarda i Cropwell Relatives o l'In-Situ Conservation, ci sono molte informazioni, si fanno moltissime campagne per vedere qual è lo stato di conservazione e qual è la loro presenza negli ambienti naturali, nelle zone ad alta diversità. Per quanto riguarda l'on farm è un lavoro enorme, perché non sappiamo in realtà che cosa abbiano i contadini nel campo oggi, perché ogni anno possono cambiare e non sappiamo che varietà sono varietà, spesso sono tradizionali con dei nomi che non riconosciuti, non catalogati, perché cambiano da villaggio a villaggio, nei paesi in via di sviluppo, e quindi è molto difficile. In questo senso quindi Datar, lavorando con dei progetti che sono presenti sul campo, che hanno delle attività su dei siti dove rimangono per dai 3 ai 5 anni, ci permette un po' di capire che cosa c'è in questo momento, di capire qual è anche il livello di diversità globale mantenuta, ma anche a livello di quindi un assessment, capire che cosa c'è e descrivere questa diversità e quali sono le caratteristiche. Nello stesso tempo permette anche di chiede ai produttori di porsi delle domande, di stabilire quali sono i loro interessi, dove vogliono arrivare, quali sono i loro non solo gli interessi ma i loro limiti, quindi una siccità, mercato, qualunque cosa, e attraverso l'accesso alla diversità, alle informazioni, cercare anche di capire come la diversità ci può aiutare ad arrivare a ottenere le nostre mete, ad arrivare effettivamente a produrre in un ambiente con poca acqua, con troppa acqua, a seconda delle condizioni. E ci permette quindi, dà anche un accesso, oltre a descrivere la diversità, a dirci chi ce l'ha, dà anche un accesso al mercato, quindi aiuta a capire quali sono le necessità del mercato, chi produce alcune varietà migliorate ma anche tradizionali. Quindi è cerca un po' di dare la possibilità di accedere a delle informazioni che riguardano le diverse fasi della produzione, quindi dal produttore nel suo campo al seme in particolare, ma anche al mercato, a che tipo di interesse ci sono nel mercato, chi produce e quindi una volta capite quali sono le varietà che potrebbero aiutarci o dove le possiamo trovare, anche a capire a fine percorso se effettivamente queste varietà hanno aiutato a migliorare il nostro sistema produttivo e ad arrivare ai fini che i produttori si erano prefissi. E queste sono gli ambiti in cui l'app Datar contribuisce, e quindi come vedete c'è a migliorare l'accesso al materiale genetico, ma anche a sollevare delle problematiche a livello politico, che per esempio potrebbe essere questa impossibile creazione di un catalogo delle varietà tradizionali, che non è permessa da nessuna parte e da una parte tutti la vorrebbero, ma che naturalmente
è particolarmente difficile, ma forse si può trovare qualcosa, una via di mezzo, e comunque questo serve per aiutare ad avere un ad avere un'idea quindi della diversità, a come utilizzarla meglio. Quindi questo era un esempio di come l'accessibilità alle informazioni attraverso la tecnologia possono essere rese più accessibili, come veramente possono usare e come ci permettono di capire quali sono le potenzialità della diversità, non soltanto nei paesi in via di sviluppo, anche in Europa, e anche, tanto per fare riferimento a quello che aveva detto Roberto e a questa zappata romana, che è stato fatto un piccolissimo progetto con dei fondi della comunità europea Civis, fatti a delle università che sono consorziate con la comunità europea, in cui abbiamo lavorato con gli orti urbani di Roma, con questa zappata romana che ne gestisce più di 200, per cercare di aumentare la coscienza e la sensibilità nei confronti dell'agrobiodiversità. Anche lì si può lavorare negli orti urbani per promuovere forse la produzione di varietà tradizionali, o per pensare, quando si compra il seme di un pomodoro, a che pomodoro è, o del fagiolo o di quello che è. Quindi insomma una sensibilizzazione a 360 gradi nei paesi in via di sviluppo, a livello europeo, ma anche a livello cittadino negli orti urbani, dove il contributo all'agricoltura è minimo, ma non quello alla biodiversità. Questo c'era anche il grazie. Grazie. Bene, grazie. Bene, grazie a questo ultimo intervento. Abbiamo adesso 10 minuti di pausa, perché siamo leggermente in ritardo, ma siamo in linea con gli interventi. Quest'ultimo racconto mi ha fatto collegare a quello che vi dicevo all'inizio, l'esperienza della nostra piccola associazione, di questa associazione che ha recuperato un seme di mais del 1632 e di questa difficoltà dopo 400 anni ad averla ancora, a gestirla, a consentirne la coltivazione. È nella banca, dicevo prima, della Banca Nazionale del Ministero dell'Agricoltura e della Biodiversità, ma di fatto la possibilità di mantenere e di poter avere un prodotto di qualità superiore, almeno ritenuta in questo modo, proprio perché la produttività è inferiore e abbiamo una qualità di prodotto superiore dovuto appunto al fatto di essere, di avere tutte quelle caratteristiche che la storia e la genetica gli ha conservato, è un tema che particolarmente mi appassiona. 10 minuti di pausa, anche per lasciare un attimo, un quarto d'ora di pausa, ci vediamo tra un quarto d'ora, quindi alle 16:10. Grazie a tutti i relatori. 17:10, sì, scusate. Sono già le 17.
Ok, bene. Cominciamo la seconda sezione, l'ultima sessione di questa sera, prima delle conclusioni. Chiederei al dottor Giungi di raggiungermi al tavolo, in maniera che poi per il secondo, questa seconda parte di intervento. Collegata con noi da Bruxelles, Gisella Quaglia. Allo Gisella, you hear me? Allo? Connexio. Allo? Gisella Quaglia, you are in connection? That's okay? No. Problem? In any case, possiamo eventualmente chiedere al dottor Giunti di parlare prima, lui sì. Il dottor Giunti eventualmente prima. O è in collegamento? Pronto? Oh, dottoressa, you hear? Dottoressa Qual, you hear me? Hello? Can you hear me? Yeah, that's okay. Okay. Please, you can speak now. Thanks for your participation. Please, for your presentation. Thanks. Can you see my slides? I don't see the screen. Someone can tell me? No, we don't. We don't see? No. You can show? Intanto Gisella Quaglia della DG Ambiente e Sviluppo Rurale della Commissione Europea, conoscere le strategie e la legislazione europea sul tema dell'agrobiodiversità e della conservazione genetica anche dei legumi credo sia un importante, sia centrale anche per quanto veniva discusso precedentemente dalla tavola rotonda. Quindi l'obiettivo di aumentare l'utilizzo di proteine vegetali nella dieta dei cittadini europei credo sia un qualche cosa al centro debba essere al centro del dibattito. Gisella, siamo molto interessati a sentire quello che tu ci dirai su questo tema. Prego. Now it's okay, please, you can. Oh, thank you. I hope you can hear me well. Well, I will give my presentation in English, and I would have liked to attend this event physically, but it was not possible. So I want to thank Professor Papa for this opportunity of an online intervention from the Commission. So I'm Gisella Quaglia, I'm a research program officer working in DG Agri in the unit that deals with research and innovation. And we work on the conservation and use of plant genetic resources. So I have prepared an overview of what we are doing from the Commission on these issues. So in this meeting, it's almost redundant to highlight the importance of genetic resources for agriculture and forestry. We all know that genetic diversity in agriculture and forestry is vital for ensuring food security, high quality of food production, and also healthy diets. And the importance of genetic resources was already highlighted by previous speakers and also from the panel and the INCREASE project. So I will go quickly on this. We all know that plant genetic resources hold the key to have crops that have a better adaptation to changing environments, climate change. We are all seeing the effect of the droughts this summer in Europe. So we need to make use of these genetic resources for resilience farming and forestry systems. I have prepared a quick overview that genetic resources is also cutting across different strategies. We since 2019, we have the European Green Deal, that is the growth strategy launched by the Commission. And
The main goal is to make Europe the first climate neutral continent in 2050, but it's also focus on boosting the economy, improving people's health and quality of life, caring for nature and leaving no one behind. So as part of the Green Deal, the Commission has proposed a series of strategies related to agriculture. We can mention farm to fork strategy, the EU biodiversity strategy, and also the EU forest strategy. In these strategies, recognize agrobiodiversity or biodiversity as the basis for a sustainable and resilient agriculture. In the farm to fork strategy, we said that sustainable food system rely on seed security and diversity. And as part of the strategy, measures to facilitate the registration of seed varieties, and including for organic farming, are needed, and to ensure also an easier market access for traditional and locally adapted varieties. And as part of the farm-to-fork strategy and the Green Deal targets, we promote agroecology and organic farming, aiming for a 20% of the European agricultural land being organic by 2030. But this is also, genetic resources is also a key in the EU biodiversity strategy, where we aim to have 10% of the agricultural area under high diversity landscape features. So it's not only crops, but also what's it's surrounding our crops to promote also agroecology. And genetic resources are part as well of the forestry strategy. But also we have the use of genetic resources in policies. Ambitious to make diversity as a more integral part of farming are reflected in some of our policies, mainly in the Common Agriculture Policy. That we all know that the Common Agriculture Policy plays a role in supporting Europe agriculture sector, and it will be an important instrument in managing the transition to sustainable food production systems. Under the new CAP, Member States could include in interventions in its CAP strategic plans related to conservation, sustainable use and development of genetic resources in agriculture and forestry, and also to provide support to farmers to make use of this. So as an example of a measure that can be introduced in the CAP strategic plan is to preserve endangered breeds or plant varieties that are under threat of genetic erosion, or to target actions promoting in situ and ex situ conservation, characterization, collection, utilization of genetic resources in agriculture and forestry. Additionally, some measures can be promoted through eco scheme to promote diverse farming system and practices with lower impact on biodiversity. So this is a quick overview on policies, but I want to make a focus now on research and innovation. That is my area of expertise, and it's what our unit is responsible for. And research and innovation activities aim to halt the loss of genetic diversity by tapping into the vast gene pool of plants and make it also available to breeders, farmers, and to certain end to consumers. So research, we have focused our research and innovation agenda under Horizon 2020, so projects that we are funding from 2014 to 2020, in activities for conservation and use of genetic resources that that call for diversification, the resilience of farming system, and also promoting ecological approaches, including also organic farming. But it's not only the conservation and of genetic resources, but we focus on the creation of new value chains and the use
by farmers of these available genetic resources. So since in Horizon Europe, we have implemented the what we call the multi-actor approach that was implemented in several of these genetic resources and breeding projects, with the idea to bring research and practice close together and maximize the impact of research and innovation, and also to speed up the uptake of the solutions that are found by the projects and the researchers that can be deployed faster on the ground. In this approach, what we ask explicitly is the participation of a variety of actors, so farmers, advisors, industry researchers, consumers that have a complementary knowledge and skills that help us that help the development of these innovative solutions from the project conception to the implementation. Under Horizon 2020, we have already funded over 33 projects that focus on genetic resources and breeding. One of those is INCREASE projects that you have seen a panel discussion before that focus on enhance the management and the use of legume genetic resources. But you see here a constellation of projects that are related to this topic, from projects that focus on traditional resources for agricultural diversity, like diversified food and traditome, or the management of on use of genetic resources in ex situ, or a project that increase the intercropping or the interspecific species diversity. We have projects that focus on innovations in plant variety testing, like Invite or Innovar. And we have a series of projects that have recently started that focus also on the value chain. So from agrodiversity, but also to have sustainable value chain. So then the farmers can sell their production and develop new value chain with a high variety of crops. So this is what we have invested so far under Horizon 2020, so over 189 million euros during these 7 years, so from 2014 to 2020. I have included in my presentation some links if someone in the audience is interested on check on what we have done so far, then happy to share my presentation afterwards. And finally, I would like to highlight what we are doing now. So since last year, we have launched Horizon Europe. So it's the new EU research framework program that it will run till 2027, so for 7 years. And as well, the genetic resources and agrobiodiversity plays a key role in Horizon Europe, mainly in Cluster 6, that deals with food, bioeconomy, natural resources, agriculture, and environment. In Horizon Europe, as a novelty, we have published last year a strategic plan for the first 4 years of Horizon Europe. And in that strategic plan, we can read that improved conservation, management, and use of plant genetic resources and preserving and enhancing agrobiodiversity has a key role in Cluster 6. And in consequence, in the first work program with the calls 21 and 22, we have included several topics that deal with biodiversity in primary production, so mainly agrobiodiversity, where several topics were published, boosting
for instance, breeding for a legume sector, fostering organic crop breeding, breeding for resilience, that we focus on root-based traits that will help us to have crops that are adapted to climate change conditions, so droughts, but also flooding. So there is a variety of topics on, related to this priority of agrobiodiversity in the First World Program. We are working at this moment in the following World Program 23-24, that it will be published probably by the end of this year. And we follow the orientations that were set in the strategic plan 21-24. So we will continue working in the same line as in the previous program, following what we have decided already in the strategic plan. So now we are in the phase of the new projects are started. So we aim to have new projects and new research results and innovations for the farmers to implement and to deploy. So that's all from my side. Thank you very much for your attention. Dear Gisela, thank you very much for your presentation. Obviously, your presentation, the organization sent to the participant. Thanks. Ora direi che siamo al secondo intervento, portiamo la visione a una visione più nazionale. Abbiamo con noi Marco Giunti, ministro plenipotenziario del Ministero degli Esteri, nel suo ruolo di capo dell'unità strategie e processi globali e della cooperazione allo sviluppo. Ecco, questo impegno dell'Italia rispetto al tema della cooperazione e allo sviluppo in questo settore credo sia centrale nel progetto che Increse si propone, quello anche di, come dalla presentazione della dottoressa De Santis, il tema del sud del mondo sia importante, che una dieta alimentare basata sui legumi sia importante. A lei se riesce a fare questo collegamento, grazie. Grazie. Sì, dovrebbe essere. Microfono, prego. Mi sentite? Ok, perfetto. Okay. Grazie. Dicevo che in realtà quasi tutto è già stato detto, questo è lo svantaggio di arrivare sulla fine, ma è stato comunque veramente molto interessante assistere al dialogo sinora. Lasciatemi anzitutto ringraziare gli organizzatori, in primo luogo l'Università Politecnica delle Marche, il professor Roberto Papa, il Trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l'agricoltura e l'alimentazione della FAO e tutti gli altri partecipanti. Un dialogo molto interessante soprattutto perché è incentrato su un progetto in crisi che racchiude in un certo senso in sé tre aspetti fondamentali delle strategie per contrastare le sfide globali, che sono la scienza, la collaborazione internazionale, la partecipazione dei cittadini. La scienza. Stiamo vivendo purtroppo una perdita di autorità della scienza ultimamente. Siamo sempre pronti a utilizzare una tecnologia, quotidianamente una tecnologia sempre più invasiva, ma quando la scienza che è alla base di quella tecnologia ci dice, per esempio, che la Terra non è piatta, o che abbiamo antenati in comune con le scimmie, o che il cambiamento climatico è dovuto all'azione umana, ecco che i dubbi si propagano attraverso quella stessa tecnologia che la scienza ha consentito. Eppure la scienza è fondamentale per rispondere a tutte le crisi globali, a tutte le sfide globali, dalla transizione ecologica, i cambiamenti climatici, rispondere alle pandemie, la sicurezza alimentare, la conservazione della biodiversità e dell'agrobiodiversità in particolare. Parafrasando Sir Peter Medawar, non dirò che la scienza da sola può essere la soluzione a tutti i nostri mali, ma dirò che certamente è necessaria
e che se vi rinunciamo lo facciamo a nostro rischio e pericolo. Queste sono le parole che Medawar usava a proposito dell'uso della ragione. Credo che si possano usare anche per la scienza, che viene purtroppo inserita in un malinteso contesto relativistico che tende a dare pari dignità a ogni opinione, anche la più astrusa. La seconda componente, il secondo aspetto fondamentale nel progetto INCRIS è la collaborazione internazionale. Beh, qui ovviamente sono biased perché sono un diplomatico, quindi non posso che pensare che la collaborazione internazionale è fondamentale. Ma di nuovo, qui parliamo di sfide globali e quindi per le loro stesse dimensioni e per il fatto di essere globali non possono trovare una risposta, né tantomeno una soluzione, nelle risorse e nella volontà di una singola nazione. Quindi la collaborazione internazionale è fondamentale, non perché lo dice un diplomatico, perché nei fatti lo abbiamo visto e lo continuiamo a vedere quotidianamente con le difficoltà e i lunghissimi negoziati sulle questioni delle emissioni di gas serra o come è stato difficile arrivare a un punto d'intesa per combattere la pandemia, cioè fra tutto la pandemia, eppure arrivare a un punto d'intesa. Quindi la collaborazione internazionale è fondamentale e di nuovo non perché ve lo dice un diplomatico. Il terzo aspetto, il coinvolgimento della cittadinanza, fondamentale, fondamentale di nuovo anche in relazione alle sfide globali. Perché abbiamo visto che per quanto la scienza possa progredire, per quanto i governi possano auspicabilmente arrivare a un punto comune, c'è bisogno del cittadino. C'è bisogno del cittadino per ognuna delle nostre sfide globali, per la conservazione della biodiversità, per la transizione ecologica. Si comincia dai comportamenti quotidiani, dall'avere la raccolta differenziata, dal risparmio energetico, dalla responsabilità di seguire le norme sanitarie a contenimento di una pandemia. Il comportamento del cittadino è sempre fondamentale, ma è fondamentale soprattutto, secondo me, la consapevolezza del cittadino, quella consapevolezza che alla mia generazione probabilmente è mancata, ma che fortunatamente vedo molto più forte, molto più presente, molto più quotidiana in quelle più giovani, i cui richiami ogni tanto ci fanno bene. E questo per dire che questi tre elementi sono gli elementi fondanti, credo che sia stato detto abbastanza negli interventi che mi hanno preceduto, ma ci tenevo a sollevarlo, sono tre elementi tutti e tre fondamentali, nessuno sufficiente, ma tutti e tre indispensabili. Poi c'è il tema della conservazione dell'agrobiodiversità. Tutto quello che mi ero preparato sostanzialmente è già stato detto, per cui però un aspetto, permettetemi di sottolineare, perché anche il Ministero degli Affari Esteri, il governo italiano hanno a cuore la questione della conservazione della biodiversità e dell'agrobiodiversità, come è dimostrato da tante iniziative internazionali. Citerò una tra le ultime, è la centralità del concetto di sicurezza alimentare, di conservazione dell'agrobiodiversità, quale contenuto nei lavori del G20 sotto presidenza italiana che hanno condotto poi alla dichiarazione di Matera. Perché? Perché sappiamo, come è stato detto, con voce più autorevole della mia, che la diversità è necessaria. Lo sappiamo come convincimento filosofico, se vogliamo, perché come diplomatici siamo abituati a trattare con la diversità, è parte del nostro lavoro, è parte della nostra filosofia, della nostra mentalità. Ma sappiamo anche che la scienza ci dimostra che la diversità è necessaria. La riproduzione sessuata, perché è stata preferita dal maggior numero, qui Roberto spero che non mi dia bacchettate sulle dita, ma dal maggior numero di specie esistenti rispetto a quella più economica della clonazione? Perché? Perché il processo ricombinatorio della meiosi aumenta la disponibilità del pool genico, quindi ti mette in condizione di poter avere le risorse per reagire in caso di shock esogeni. Sto guardando Roberto, spero che faccia sì col capo, ma sostanzialmente mi sembra che questo sia il concetto. Ed è un concetto che, se va bene per la biosfera, a fortiori va bene per la agrobiosfera.
E questi convincimenti ci hanno portato a sposare con convincimento la tesi della necessità della conservazione della diversità bioagro. Come? Oltre appunto alla centralità che abbiamo dato all'argomento nell'ambito da ultimo della nostra presidenza del G20, l'Italia ospita il polo delle Nazioni Unite agroalimentare, tra i quali appunto la FAO con il suo trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per alimentazione e agricoltura, a cui l'Italia contribuisce e di cui apprezza molto non solo il lavoro di conservazione e uso sostenibile delle risorse fitogenetiche, ma anche e soprattutto la sua filosofia di diffusione e di equa condivisione dei risultati dei benefici derivanti dal loro utilizzo. Salto cose che sono già state dette. Il tema della conservazione e dell'uso sostenibile delle biodiversità rientra altresì nelle priorità settoriali e tematiche dell'azione della cooperazione italiana allo sviluppo, quali definite per il triennio 2021-2023, nella convinzione appunto che la salvaguardia della biodiversità possa contribuire sostanzialmente al contenimento del problema dell'insicurezza alimentare, che è soggetto, ahimè, a shock esogeni, come abbiamo visto anche da ultimo, e, come si diceva prima con il professor Papa, necessita di una strategia, di una vera strategia, non di reazioni all'immediato, non di reazioni solo all'ultimo evento catastrofico che si produce e che influisce sulla sicurezza alimentare. Ma purtroppo la sicurezza alimentare è un settore globalizzato. Sulla sicurezza alimentare influiscono problemi globali come i cambiamenti climatici, come le guerre, e quindi il contesto diventa sempre più complesso e quindi, ancora una volta, maggiore necessità di collaborazione internazionale nel cercare di definire insieme strategie che, se definissi io da solo, sarebbero totalmente inutili, perché ahimè l'Italia, per quanto il paese più bello del mondo e spesso anche con più geniale, cose del genere le deve affrontare forzatamente in partnership con gli altri paesi europei in primo luogo e mondiali. Da qui il nostro deciso sostegno al sistema multilaterale, perché siamo consapevoli che, per quanto le nostre risorse siano dedicate, abbiamo bisogno della collaborazione internazionale ed è nostro interesse egoistico, se vogliamo, sostenere lo sforzo multilaterale. Da qui il sostegno alla FAO, al polo, all'intero polo agroalimentare delle Nazioni Unite in Italia, che, se parlo delle risorse che gestisce la mia unità, da solo assorbe più del 50% di tutte le risorse, quindi potete avere un'idea di quanto vale come peso specifico. Da qui il nostro sostegno a Bioversity. Tra l'altro abbiamo sostenuto fin dall'inizio la predisposizione dell'Agro Biodiversity Index, che, come si discuteva prima, è iniziativa parallela a quella illustrata e che consente di avere comunque una misurazione dell'agrobiodiversità, cosa importante tanto per i produttori quanto per i coltivatori e quanto per i commercianti. Sosteniamo l'attività del SIAM di Bari, il Centro Internazionale di Alti Studi Agronomici per il Mediterraneo, che mira a costruire sistemi alimentari sostenibili basandosi e partendo da quella dieta mediterranea che noi riteniamo sia patrimonio culturale dell'umanità intera e sulla quale lavoriamo molto attentamente con SIAM per costruire
un consenso tra i paesi mediterranei che sia consapevole delle necessità di trasformare in generale il sistema alimentare per i vari shock esogeni che si sono verificati e che potremmo trovarci a dover affrontare nel futuro. Sempre nel multilaterale segnalo altri progetti fatti con UNIDO in Etiopia per un partenariato pubblico-privato nella filiera del caffè con benefici per il sistema, per l'ecosistema produttivo e per le economie locali. Insomma, un convinto e deciso sostegno allo sforzo comune multilaterale per arrivare possibilmente a una riforma dei nostri sistemi alimentari che sia veramente resiliente, che sia veramente sostenibile e che tenga conto di tutti gli elementi individuati in questa selezione a portafoglio. È stato molto interessante l'esposizione, grazie, ne terrò debito conto, perché c'è l'interesse ovviamente del produttore, è un interesse economico, ma questo va coniugato ed è influenzato da considerazioni per le quali abbiamo bisogno di nuovo della scienza per valutare, per misurare ciò che è sostenibile ma anche ciò che è conveniente per la stessa produzione, come adattarsi alle mutazioni ambientali, come adattarsi agli shock esogeni, come possibilmente influenzare delle scelte dietetiche che siano più sostenibili. A conclusione di questo brevissimo excursus, che voleva essere più dettagliato, ma come dicevo è già stato detto sostanzialmente tutto, consentitemi solo di ritornare sulla questione della partecipazione, che trovo che sia un aspetto importantissimo anche appunto per questa costruzione della coscienza del cittadino, con parole che non sono mie, ma parafrasando Piero Angela, un grande divulgatore scientifico: tutti noi siamo chiamati a fare la nostra parte. Quindi grazie davvero. Grazie al dottor Giungi per questo intervento molto anche accurato e di trasmissione umana. Grazie per il suo intervento, Ministro. Direi che abbiamo gli ultimi due interventi. Chiederei anche al professor Papa di salire insieme con la col ministro, col vice ministro per gli affari esteri, la onorevole Marina Sereni, di salire anche Roberto, visto che le comunicazioni conclusive credo possano essere anche da parte sua. Se sali con noi, grazie. Vediamo se il dottor Martina Maurizio è connesso. Ci senti? Sì. Oh, bene, sì, lo vediamo anche, bene. Yes, I can hear. Ben arrivato. Parliamo in italiano, Maurizio, grazie per la disponibilità. La presentazione di Maurizio Martina che era superflua, ma due parole permettetemi di farlo. L'ho conosciuto nel 2015, anche se è un bergamasco doc come me, in occasione dell'Expo, quando alla firma della Carta di Milano sul diritto al cibo, il tema della difesa agricola e della biodiversità è stato messo tra i punti centrali di questo manifesto, appunto il manifesto di Milano. Ora dall'osservatorio della FAO credo può certamente contribuire ancora di più alla realizzazione di quel manifesto, che ricordo diceva diritto al cibo per tutti. Ecco, al nostro convegno la sua presenza credo possa stimolare il progetto in crisi, soprattutto appunto al punto 1, quello di consentire appunto di avere un sacrosanto diritto al cibo di tutti. Ecco, il percorso di Increase porta a dire che i legumi sono una dieta importante per il contributo appunto di proteine vegetali per tutti e soprattutto per il sud del mondo. A te Maurizio l'intervento, prego. Prego, ci senti? Spero mi sentiate, sì, sì, grazie. Benissimo. Perfetto, buonasera a tutti. Grazie di cuore per questo invito. Good afternoon, it's a pleasure to intervene today.
closing session. First of all, I want to thank you, Professor Papa, for bringing together such an important list of speakers and for the invitation. And healthy diets and agrobiodiversity are crucial elements in addressing poverty, food security, and human health. As reminded by the FAO Director General during World Pulses Day, focus on pulses and legumes can help us transform our agri-food systems and achieve the SDGs. Before going further, let me switch to Italian. Grazie, un saluto al sindaco, al rettore, anche al moderatore, il mio conterraneo, carissimo Filippo. Grazie alla vice ministra Marina Sereni e al dottor Giungi, a tutto il Ministero degli Esteri per il lavoro che facciamo ogni giorno di collaborazione stretta tra questa grande organizzazione multilaterale, la FAO, e il paese che la ospita, l'Italia. È molto importante riuscire a consolidare questa collaborazione, a svilupparla, uscendo anche un po' dai confini tradizionali del rapporto importantissimo che c'è tra cooperazione italiana e FAO. Mi piace qui sottolineare che in particolare in questo anno e mezzo, grazie al governo italiano, abbiamo molto sviluppato il lavoro sul territorio italiano, con le università, i centri di ricerca, tante associazioni. Abbiamo cercato davvero di portare la FAO nel territorio e l'Italia si è contraddistinta proprio grazie a questa iniziativa per essere il paese, tra i paesi senz'altro più attivi e dinamici anche nel saper costruire ponti di rapporto tra le istituzioni italiane, la società civile organizzata, il mondo dell'accademia, dell'università, dei centri di ricerca e queste grandi agenzie multilaterali che lavorano tutti i giorni su alcuni macro obiettivi strategici per il mondo intero. Io voglio solo sottolineare quanto è strategico oggi parlare, impegnarsi e lavorare insieme sui temi della food security in ragione delle tre grandi crisi che stiamo vivendo. Le crisi generate da una grande shock come la pandemia, i suoi effetti economici e sociali conseguenti, la crisi generata dai conflitti, le crisi generate ogni giorno dai conflitti che rimangono ancora oggi la principale causa della fame nel mondo e le crisi alimentari generate dallo sconvolgimento climatico che stiamo vivendo. Covid, guerre e conflitti, clima sono le tre grandi sfide che abbiamo di fronte tutti i santi giorni quando ragioniamo e lavoriamo insieme anche nel multilateralismo per raggiungere gli obiettivi di lotta alla fame e per consolidare le politiche che a ogni latitudine ci devono portare a sistemi agricoli e alimentari più sostenibili, più equilibrati, più resilienti. Credo che una giornata come quella di oggi ci aiuta a riflettere sull'importanza strategica dei progetti di ricerca, è stato detto bene anche da chi mi ha preceduto. Voi siete protagonisti di uno di questi percorsi straordinariamente interessante che si è consolidato nel tempo e può svilupparsi ancora di più. Penso che anche il mio collega che è intervenuto in apertura abbia stimolato e in qualche modo promosso l'interrelazione tra questo progetto importantissimo e anche le attività di sostegno alla ricerca che noi facciamo in ambito multilaterale con la FAO. È fondamentale fare questo lavoro oggi più di ieri,
Noi abbiamo recentemente approvato, grazie al lavoro di tutti i paesi membri della FAO, due strategie fondamentali. La strategia FAO per il cambiamento climatico e la strategia FAO per l'implementazione dell'innovazione della scienza. È ovvio dire in particolare in questo consesso quanto questi due percorsi siano intrecciati, siano strategici entrambi. Le interconnessioni sono dirette e profonde. Il nostro compito è quello di portare, attraverso il lavoro multilaterale, il sostegno di tanti paesi membri, l'implementazione dal basso di queste strategie a livello territoriale, facendo i conti innanzitutto con il protagonismo dei piccoli e medi agricoltori di ogni latitudine, in ogni contesto, in particolare nei paesi in via di sviluppo, per consentire loro di poter usufruire delle innovazioni e dei cambiamenti positivi che scienza, innovazione, tecnologie possono portare, se vengono messi a disposizione di quella platea vasta di piccole e medie imprese agricole familiari che sono l'ossatura di riferimento di ogni agricoltura del pianeta. La nostra grande sfida è rendere equo, aperto, sostenibile, accessibile a questa platea sterminata di piccole e medie imprese di carattere familiare queste innovazioni, perché quando si fa questa operazione si realizza un obiettivo di massima sostenibilità ambientale, ma si realizza anche un obiettivo di massima sostenibilità ed equità sociale ed economica. Si aiutano le piccole e medie esperienze di carattere familiare, agricolo, agroambientale ad essere più forti e si realizza quindi quel doppio risultato di sostenibilità ambientale, di sostenibilità sociale, che è il cuore pulsante del mandato che la FAO ha nel suo lavoro di lotta alla fame e di resilienza dei sistemi agricoli e ambientali. L'Italia da questo punto di vista ha fatto tanto e sta facendo tanto. Ha detto bene il dottor Giungi prima, voglio riconoscere qui ancora una volta il lavoro enorme fatto dal governo italiano, dal vice ministro Sereni, dalla vice ministro Sereni, dal ministro Di Maio, da tutto il governo in ambito G20. Noi abbiamo lavorato tanto e bene con l'Italia nella presidenza G20 dell'anno scorso e i temi della sicurezza alimentare sono stati effettivamente al centro dell'attenzione, quasi intuendo quello che poi purtroppo è accaduto con l'aggravamento della situazione che abbiamo avuto in particolare in questi ultimi mesi, in particolare devo dire purtroppo a causa del conflitto. L'Italia è stata protagonista di uno sforzo multilaterale straordinario. Mi auguro che possa continuare questo impegno. Noi dobbiamo tutti lavorare perché insieme questo impegno continui, perché abbiamo bisogno di più multilateralismo anche a proposito di sicurezza agricola e alimentare e ambientale. Abbiamo capito anche dalla vicenda drammatica del conflitto che è tutto interconnesso e anche i temi della sicurezza alimentare hanno una loro connessione diretta con le grandi questioni che attraversano il dibattito generale. Pensate allo stretto rapporto che c'è tra questione energetica e questione alimentare. Per quello che abbiamo visto in questi mesi, l'aumento dei prezzi alimentari generato dall'aumento dei prezzi energetici. E allora tutto si tiene, è fondamentale sviluppare questi partenariati multilaterali, è fondamentale valorizzare il fatto che l'Italia è protagonista in quanto paese ospitante delle azioni multilaterali che si cercano di implementare ogni giorno sotto le insegne delle Nazioni Unite. Credo che questo lavoro possa continuare, sono certo che continuerà e sono certo che continuerà anche questo importantissimo lavoro di network con i sistemi universitari, i progetti degli Atenei, le sperimentazioni che nel territorio si stanno consolidando. L'esperienza di Increase è un'esperienza
secondo me, guida da questo punto di vista, che può essere valorizzata anche nell'ambito dei lavori che in particolare proprio con l'Italia noi stiamo sviluppando anche attraverso le risorse importanti che l'Italia dà, in particolare per l'implementazione di questo progetto nato grazie al G20, che è il progetto della Food Coalition. Credo che ci siano le condizioni per fare ulteriormente questi passi in avanti. Sono veramente grato a voi per aver pensato anche a questa giornata, a questo momento di approfondimento, e spero tanto ci sia una prossima occasione anche per incontrarci fisicamente, per continuare insieme a lavorare su questo fronte, allargando sempre di più le maglie di questo partenariato e di questa cooperazione. Sono certo che questo si possa fare. Vi ringrazio di cuore per questa giornata e colgo ancora una volta l'occasione per salutare e ringraziare in particolare la vice ministra Marina Sereni per tutto il lavoro che abbiamo fatto fino a qui. Grazie. Grazie. Grazie a Maurizio Martina, ringrazio per questo suo l'invito ovviamente al prossimo meeting di Increas, di vederlo in presenza, in persona, che sarà importante e interessante. L'ultimo intervento del vice ministro, la vice ministra Marina Sereni, una presentazione credo non serva. Mi permetto solo di ringraziarla per essere stata presente tutto il giorno al nostro convegno, e quindi credo abbia tutti gli elementi per poter fare la sua riflessione. Grazie ancora di essere qua. Grazie. Funziona? Sì. Grazie a voi, grazie dell'invito, complimenti per questa giornata, per questo evento, ma anche per il progetto. Io avendo l'onere, ma anche l'onore di essere l'ultima, a proposito delle considerazioni che faceva prima il ministro Giungi, proprio non ho più niente da dire. Ecco, adesso le ultime cose che ha detto Maurizio Martina, che saluto, mi consentono di essere molto, molto breve. Noi abbiamo, e quindi di fare solo per sintesi proprio alcuni flash. La prima questione, riparto dall'introduzione che faceva il professor Papa. Con l'aumento della temperatura globale noi stiamo perdendo, ci dicono gli esperti e gli scienziati, possiamo perdere 1 milione di specie nell'ecosistema mondiale, e quindi siamo di fronte a un grande rischio di una grande estinzione. E abbiamo 3 minacce che dobbiamo affrontare e che si intrecciano tra di loro: il cambiamento climatico, la perdita di biodiversità, l'insicurezza alimentare. Adesso poco fa Martina tornava su questo punto, noi siamo drammaticamente preoccupati. Io vengo dall'Indonesia, dal meeting dei ministri per lo sviluppo, per la cooperazione allo sviluppo, il tema della insicurezza alimentare, che già un anno fa nella nostra presidenza del G20 avevamo messo al centro dell'azione dei principali paesi della comunità internazionale del G20, il tema della insicurezza alimentare è oggi diventato straordinariamente urgente. Stiamo facendo dei passi indietro rispetto agli obiettivi dell'Agenda 2030, cibo per tutti, stiamo facendo, ahimè, dei passi indietro, e l'insicurezza alimentare sta crescendo anche a seguito di shock. Il primo shock lo abbiamo subito negli anni scorsi con il Covid-19, con la pandemia, che ha interrotto le catene di approvvigionamento, che ha creato povertà e diseguaglianze nei paesi e tra i paesi, e oggi stiamo vivendo un altro shock causato dall'aggressione russa nei confronti dell'Ucraina, che, come sapete, ha messo in crisi, diciamo così, molti paesi che dipendevano, diciamo, concretamente dalle esportazioni di quell'area del mondo, Russia e Ucraina, sia per quanto riguarda il grano sia per quanto riguarda altri prodotti, penso ai fertilizzanti, particolarmente importanti per i sistemi agroalimentari dei paesi più vulnerabili. Quindi siamo in presenza di una grande sfida che intreccia delle crisi multiple, appunto: cambiamento climatico, perdita della biodiversità, aumento della fame e della malnutrizione. Il depauperamento naturale, cioè la perdita di biodiversità, che è un po' all'origine, diciamo al centro, al cuore del progetto Increas,
naturalmente è fonte di grande preoccupazione. Io ringrazio particolarmente gli organizzatori, i promotori del progetto, perché mettono a fuoco dal versante della ricerca, ma poi dirò per avere delle ricadute anche sul versante delle politiche di cooperazione e di collaborazione internazionale, mettono a fuoco un dato che è un dato molto importante. Quando noi perdiamo la biodiversità agricola, perdiamo anche le opzioni, lo dicevano molto bene i relatori della tavola rotonda di prima, perdiamo anche le opzioni per rendere le nostre diete più sane e i nostri sistemi alimentari più resilienti e sostenibili. Quindi non c'è solo una preoccupazione, come dire, di carattere scientifico, c'è anche una preoccupazione che ha a che fare con la resilienza dei nostri sistemi agroalimentari. Il ruolo del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale è stato già qui tratteggiato dal Ministro Giungi. Io ci ho tenuto particolarmente, ho suggerito io al Professor Papa di invitare il Ministro Giungi, perché non è mistero che stiamo andando alle elezioni e io penso che sia giusto che ci sia una continuità di rapporto tra il MAECI e questo progetto, e la continuità la garantiscono le amministrazioni, la garantiscono i funzionari. Le ragioni della centralità di questi temi per il MAECI sono state già illustrate: ospitiamo il polo agroalimentare delle Nazioni Unite, è a Roma e nell'ambito della FAO che è stato adottato il trattato di cui abbiamo sentito parlare per quanto riguarda le risorse genetiche vegetali per l'alimentazione e l'agricoltura. È a Roma che Biodiversity International lavora, e abbiamo ascoltato dai diversi interventi della tavola rotonda quanto il lavoro di queste organizzazioni, di questi luoghi, diciamo, organizzazioni internazionali, siano strettamente, diciamo, connessi l'uno con l'altro. È molto importante che dentro questo contesto di partnership tra soggetti specializzati siano entrati i cittadini. Questo è, diciamo, la vera innovazione, la più grande innovazione, le innovazioni sono molte, ma la più grande innovazione del progetto INCRIS è l'entrata in campo dei cittadini. Questa dimensione partecipativa della scienza su scala internazionale è molto interessante, come abbiamo visto coglie, diciamo così, un interesse da parte dei cittadini, intercetta, ecco, una capacità e una sensibilità dei cittadini di impegnarsi, ed ha grandi, diciamo, riflessi anche sul lavoro concreto, anche dal punto di vista dell'impatto, diciamo, della validità della ricerca, dei progetti che dalla ricerca possono derivare. Noi abbiamo messo al centro questi temi in molte occasioni, è stato già detto, è stato qui citato addirittura l'Expo 2015 di cui Maurizio Martini è stato responsabile in prima fila, lo abbiamo rifatto con il G20 dell'anno scorso, la presidenza italiana del G20, lo abbiamo fatto nel prevertice sui sistemi alimentari mondiali che abbiamo ospitato a Roma prima del vertice vero e proprio che si è poi tenuto a New York, lo abbiamo fatto con il secondo congresso sull'agrobiodiversità e lo faremo, continueremo a farlo anche guardando in questo anno, nel 2022, alla COP27, cioè un appuntamento che ovviamente discuterà di tanti temi. A proposito del clima, certamente sarà cruciale il tema dell'energia, ma anche la questione dell'agrobiodiversità avrà e può avere un riflesso molto importante sugli esiti della COP27. Come sapete meglio di noi, meglio di me, sicuramente nel novembre 2021 Biodiversity International ha tenuto, diciamo, con il sostegno del nostro governo, il secondo congresso internazionale sull'agrobiodiversità e ha riunito, diciamo, 32 organizzazioni partner, più di 3.000 partecipanti internazionali, proprio con l'obiettivo di riflettere, di individuare le modalità per far sì che l'agrobiodiversità possa trasformare i sistemi alimentari in modo sostenibile. Ma questo è stato uno dei, diciamo, uno dei tanti appuntamenti, così come quelli che ho richiamato prima sul G20. Diceva prima Maurizio Martina che con la dichiarazione di Matera
con la dichiarazione di Matera noi abbiamo impegnato i leader, perché poi la dichiarazione di Matera è stata richiamata, la dichiarazione della, del meeting dei ministri degli esteri e dello sviluppo che abbiamo tenuto a giugno dello scorso anno, quella dichiarazione ha impegnato non solo i ministri ma ha impegnato i leader, perché i contenuti di quella dichiarazione sono stati poi richiamati dalla dichiarazione conclusiva del G20. E in quella dichiarazione conclusiva noi abbiamo individuato uno strumento, una piattaforma che abbiamo posizionato nell'ambito della FAO, che quindi nasce da una proposta italiana ma è stata assunta dalla FAO, che è quella della Food Coalition. Che cosa vuole essere la Food Coalition? Vuole essere una piattaforma, una promozione, un modo per promuovere alleanze tra un'ampia gamma di soggetti diversi, organizzazioni nazionali, governi, organizzazioni internazionali, università, enti del terzo settore, enti privati, quindi una varietà di soggetti diversi che si possono riunire e costruire progetti comuni di diversi paesi, ovviamente, con l'intento di accelerare, diciamo, di favorire la risposta agli shock. La risposta agli shock rispetto ai sistemi agroalimentari. Ecco, io penso, lo ha già detto Maurizio, l'Università di Ancona, attraverso il professor Papa, è stata tra i vari soggetti, tra i primi soggetti che si è fatta portavoce e protagonista di una proposta rispetto alla Food Coalition, presentando un'ipotesi di lavoro comune nell'area Near East e North Africa e in America Latina, con il coinvolgimento di alcuni dei vostri partner, diciamo così, la già citata ICARDA per il Libano e il Marocco e la SIAT per la Colombia, questa progettualità, cioè questa idea di costruire a partire da INCRIS dei progetti di cooperazione veri e propri, che mantengano ovviamente i caratteri, diciamo, di questa innovazione che INCRIS ha introdotto, può essere ampiamente, credo, raccolta nell'ambito della Food Coalition. Alla fine di luglio il MAECI ha avuto un primo incontro con gli uffici della FAO che si occupano della Food Coalition, c'è stato positivamente risposto che sono disposti a discutere per incontrare ovviamente i protagonisti, diciamo, di questo progetto e trovare le modalità per inserire questa progettualità all'interno della Food Coalition. E mi pare che questo sia un dato interessante e importante su cui possiamo costruire altri step della vostra esperienza. Io penso che non debba dire molto altro di più, perché siamo dentro, diciamo, ormai un'iniziativa in cui avete tutti ascoltato delle ottime relazioni. Voglio anch'io ritornare sul tema del coinvolgimento dei cittadini. Ci voglio ritornare perché penso che questo sia un tema sul quale continuare a lavorare insieme. Quest'anno abbiamo realizzato la seconda conferenza nazionale della cooperazione allo sviluppo, e questa conferenza mi ha dato la grande soddisfazione, devo dire, perché hanno partecipato tantissime persone in presenza, tante organizzazioni della società civile, tanti volontari, tante persone che si occupano di cooperazione quotidianamente. In genere, quando guardiamo gli scenari internazionali, vediamo di più i punti di crisi, che sono molteplici, e di allarme, che sono enormi. Ma dobbiamo anche vedere l'albero che cresce, no? Fa più rumore l'albero che cade che non l'albero che cresce. Dobbiamo anche vedere quali sono le risorse su cui possiamo contare, e questo incontro di oggi ci ha dimostrato che noi possiamo contare su molte risorse, che sono le risorse della scienza, che sono le risorse di studiosi, che sono le risorse delle organizzazioni internazionali e dei network, ma sono anche le risorse diffuse nella società civile. E è la prima volta che vengo a contatto con un'esperienza di citizen science, credo che sia una frontiera sulla quale
dobbiamo anche in maniera un po' visionaria, come diceva Filippo all'inizio, investire, e proprio per questo sarei contenta che dalla giornata di oggi possa scaturire, possa esserci una progettualità che poi trova, diciamo, con altre gambe, con altre risorse, diciamo, il modo di costruire ulteriormente. Grazie e buon lavoro a tutti e a tutte. Lascerei a Roberto le ultime parole di ringraziamento per tutti, e grazie a lui per avermi invitato a questa ad essere moderatore. Grazie. Mai, perché ecco, funziona. L'importante è premere il pulsante giusto. Io veramente non ho più niente da dire, non ho altro da dire, se non appunto ringraziare tutti i partner di Increase, quelli che hanno contribuito alla discussione di oggi, tutti gli ospiti che sono venuti a dare un contributo molto importante, e un particolare ringraziamento devo dire appunto al vice direttore FAO Martina, e veramente un grazie particolare al Ministero degli Esteri, al Ministro Giungi, e un grazie veramente grande a Marina Sereni, Vice Ministro degli Esteri. Grazie mille della cooperazione. Grazie mille. Bene, abbiamo terminato. Buona serata a tutti. Il programma di Increase riprende domani e fino a giovedì. A tutti i partecipanti un buon lavoro. Grazie ancora.